Grazie mille. Sì, in effetti, rispetto al programma che ci eravamo prospettati, mi sono reso conto questi giorni facendo le slide e quindi ragionando un pochettino più nel concreto che 3 ore per fare tutta quella roba sono poche. In realtà si può fare, nel senso che rimaniamo ad un livello molto, molto superficiale. Invece possiamo scegliere di andare un po' più in profondo su alcuni temi e magari vi do alcuni spunti per approfondire le altre materie. Direi, come d'accordo, che possiamo iniziare a vedere un attimo come va, nel senso anche sulla base dei vostri interventi e delle vostre curiosità. So che nel momento in cui si inizia a mettere un po' di carne al fuoco cominciano ad arrivare le domande e i dubbi. So, allora, ho abbastanza esperienza in questi tipi di incontri formativi, cioè di incontri rivolti su temi molto tecnici, giuridici, rivolti a persone che non hanno una formazione giuridica, come penso che voi siate nella maggior parte. E quindi solitamente prevengo i dubbi, nel senso che ho già una serie di domande standard che vengono sempre poste in queste situazioni e quindi le ho già abbastanza predisposte nelle slide. Quindi magari per la prima ora abbiate pazienza perché probabilmente i vostri dubbi troveranno risposta già diciamo, nel proseguo della mia esposizione. Poi magari appunto nella seconda parte, anche dopo un ristorante caffè, immagino che vedete, con l'altro docente non avete fatto pausa, però la materia magari era anche un po' meno pesante, era più un laboratorio perché faceva vedere un po' di applicazioni, un po' di software. Purtroppo questa è materia giuridica, un po' di norme ce le dobbiamo beccare, quindi abbiate pazienza, c'è una parte insomma, la parte sulla normativa del diritto d'autore applicata alle biblioteche, che immagino sia il tema che probabilmente a voi interessa di più. Un po' di norme le dobbiamo leggere e commentare insieme, anche perché spesso si fa prima così, cioè si capisce meglio leggendo l'articolo e commentandolo piuttosto che prendere alla larga con lunghe introduzioni che lasciano poi un po' il tempo che trovano. 2 secondi giusto di presentazione, a parte che è già stato detto, però appunto io sono un avvocato, ho una qualificazione un po' alternativa, non sono il classico avvocato perché faccio poca attività di forense, ma faccio più che altro questo tipo di lavoro, appunto, di formazione, consulenza contrattuale, consulenza per la gestione del diritto d'autore da parte di enti pubblici, enti privati e autori, spesso anche semplici appunto musicisti, scrittori. I progetti, questi altri siti che ho aperto, giusto per farvi vedere così una panoramica, sono i due progetti principali di cui mi occupo. Copyleft Italia, me ne occupo ormai dal 2005 ed è un po' il grosso contenitore in cui faccio rientrare tutte le mie iniziative legate al mondo delle licenze open, del copyleft, delle licenze Creative Commons. Se trovate un po', già da qui avete un bel po' di spunti per poter navigare. Non è aggiornatissimo, lo ammetto, però insomma trovate quantomeno in questa sezione qua laterale che è tratta dal mio blog, ecco, quello è abbastanza aggiornato. Questo è Copyright Italia, che è un po' la sua versione, insomma, è un po' più nuovo innanzitutto come progetto e diciamo è un po' diciamo, lo stesso concetto, un portale informativo che però si vuole occupare di tutti i temi del diritto d'autore, non solo delle licenze open, che è un po' un tema di nicchia, benché molto nuovo e interessante, però appunto si riferisce ad un'unica nicchia del settore. Invece questo si rivolge a tutti coloro che sono incuriositi e interessati al mondo del diritto d'autore. Come vedete appunto c'è un po' di materiale, vi segnalo soprattutto questa parte qua, c'è cioè materiale informativo dove trovate tutte le cose sostanzialmente che dirò oggi, trovate i link ai libri, i link agli schemi, un po' di frequently asked questions sui vari siti che ci sono online, quindi già da lì trovate una marea di spunti per approfondire e avere risposte ai vostri dubbi. E poi, come avete visto prima, ho preparato un filmato che probabilmente sarà nella fase finale, nella seconda parte della relazione, del corso, ed è legato alle licenze Creative Commons, al mondo open, e quindi già quello in 7 minuti è simpatico perché in 7 minuti ci dà in modo molto efficace, perché è fatto dopo vedrete, con icone e immagini molto efficaci, ci dà appunto una panoramica dei concetti chiave del mondo open, delle licenze open, quindi lo vediamo perché è un peccato appunto avendo la possibilità di proiettare video non usare questo strumento, e poi da lì partiamo con un po' di ragionamenti. Niente, quindi mettiamo da parte un attimo la rete che poi useremo anche, cioè confido anche di farvi vedere proprio un po' di
quando parleremo di licenza Creative Commons, banalmente andiamo sul sito di Creative Commons, vi faccio vedere come si applicano le licenze Creative Commons, così uno diventa una lezione un pochettino più pratica e concreta e anche un po' meno noiosa, immagino. Allora, questo è il titolo è veramente molto molto generico. Quando ci siamo accordati per fare, diciamo, per programmare questa docenza, erano un po' di mesi fa e quindi difficilmente potevamo prevedere la direzione. Abbiamo tenuto un titolo molto ampio appunto, per poter stare larghi e poi pian piano vedrete le 3-4 parti su cui mi sono focalizzato, che poi sono quelle che avete trovato nel programma sostanzialmente. Il diritto d'autore, inteso in senso generale, con un focus per le biblioteche, il mondo delle licenze open e poi alla parte finale, la parte sulla gestione del wifi in biblioteca, che speriamo di riuscire a fare verso la fine della lezione. Allora, introduzione in realtà ve l'ho già fatta, cioè sul discorso del come mai ho sempre più richiesta di interventi formativi su queste materie a gente che invece di diritto non se n'è mai occupato. Cioè, tra di voi immagino appunto non ci sia nessuno che viene da studi giuridici, o comunque nessuno che si sia occupato di questioni giuridiche. E questo aspetto pone un certo problema, perché? Perché normalmente se voi entrate in una libreria e cercate un manuale di diritto d'autore, vi arriva un bestione di 400-500 pagine che viene utilizzato alla facoltà di giurisprudenza e vi assicuro che al capitolo 2 vi arrendete, ma non perché non abbiate gli strumenti mentali, ma perché sono scritti da gente che dà per scontate un po' troppe cose. Perché? Perché giustamente la materia a giurisprudenza si fa all'ultimo anno ed è una materia che viene scelta solo da alcuni studenti e quindi appunto si danno per scontate un po' troppe cose. E motivo per cui nei miei corsi sono sempre stato chiamato a redigere anche i materiali, perché? Perché servono dei materiali ad hoc per persone che abbiano una formazione tendenzialmente letteraria o anche informatica, da scienza della comunicazione, che è il caso. Immagino che sia il caso nostro di oggi, cioè più che altro la formazione letteraria legata al mondo della comunicazione, della gestione degli archivi, delle biblioteche. Però c'è un discorso anche, diciamo, un po' filosofico dietro, cioè come mai fino a pochi anni fa solo i giuristi si occupavano di diritto d'autore, oppure solo gli operatori del settore e adesso anche mi capita di fare delle conferenze serali, tipo incontri con l'autore, oppure nelle librerie, nelle biblioteche, in cui si parla di questi temi. Perché? Perché la rivoluzione digitale, l'impatto della società dell'informazione porta qualsiasi utente a scontrarsi anche con queste tematiche, con i temi del diritto d'autore. Quindi prima era una materia strettamente legata ad un settore industriale, ad un settore commerciale, che era quello dell'editoria, della produzione discografica, della produzione cinematografica, e quindi solo quegli addetti ai lavori e i loro avvocati si occupavano della materia. Adesso appunto mi capita di fare incontri formativi e conferenze anche semplicemente per curiosità intellettuale rivolte a un pubblico molto ampio, tra cui appunto giornalisti, a volte autori, musicisti. Io ho anche un corso a Milano rivolto ai tecnici del suono, ad esempio, ai fonici e tecnici del suono sia di palco che di studio. E appunto è una categoria professionale nuova, che adesso è chiamata probabilmente ad occuparsi di diritto d'autore e di diritti connessi molto più di quanto normalmente faccia un comune avvocato che si occupa di diritto civile. Quindi c'è questo incrocio di competenze che viene reso necessario dal panorama della comunicazione che stiamo vivendo oggi, in cui tutti siamo chiamati, basta avere un cellulare, smartphone o che ne so, avere il proprio blog, il proprio canale su YouTube. Siamo tutti chiamati a quantomeno a porci qualche domanda e a farci qualche dubbio su quello che stiamo facendo. Ok, immagino che tutti voi abbiate letto i termini d'uso di Facebook, no? Quando vi siete iscritti. Allora faccio questa domanda a te. No? Ok, però li avete accettati. Ok, perché se non li accettate non potete andare avanti. Quindi avete fatto una cosa che ha una pesante rilevanza dal punto di vista del diritto d'autore, però tendenzialmente non ve ne siete resi conto. Il fatto che siete qua e che non siano stati. Sono stati costretti? No, sono per libera scelta. No, beh, a volte faccio i corsi a gente che dice, sa, l'alternativa era stare in ufficio. Vabbè, ok, allora non vale. Volontari. Allora, ok, quindi se siete venuti è perché qualche lampadina ogni tanto vi si è accesa, no? Oddio, voi siete anche lì, ve ne occupate dal punto di vista professionale perché tutti i giorni probabilmente dovete fare questo servizio e quindi avete anche gli utenti che vi vengono a chiedere cose, quindi forse volete anche fare questo passo. Però
appunto, a volte anche il semplice utente, colui che sta a casa e si fa il suo piccolo blog, o si fa che ne so, uno che ha la passione per la fotografia, che si fa l'account su Flickr per pubblicare le foto. L'account su Flickr implica che uno accetti delle licenze, scelga delle licenze, tra cui anche quelle Creative Commons, e quindi uno, boh, qualche dubbio se lo deve fare su come gestire i diritti d'autore. E nella maggior parte dei casi uno non sa neanche da che parte iniziare, perché non sa cosa sono i diritti d'autore, non sa come funzionano, oppure quello che sa è imputabile a delle leggende metropolitane, tra cui immagino ce ne saranno alcune che emergono anche oggi, vedrete. Io appunto sono quelle cose che ho già previsto nell'esame, però normalmente emergono un po' di leggende. E quindi appunto questo succede, che ci si trova a fare un corso in una biblioteca con un avvocato, anche se gli avvocati... No, normalmente dagli avvocati si cerca di stare alla larga. Ok, ecco, queste sono le fonti, sono i due manuali da cui ci sono, più che altro per farvi vedere i siti, perché online potete trovare tutte le informazioni sui libri e anche leggere la versione online dei libri. La prima parte è quella sul diritto d'autore, che ci porterà via probabilmente più tempo, anche perché sarà quella, sono sicuro, che farà venire fuori le prime domande, i primi dubbi, le prime soprattutto leggende metropolitane, che io cercherò di sfatare il prima possibile. Allora, un'introduzione la prima parte è sull'introduzione per capire i meccanismi fondamentali del diritto d'autore, ok? Che serve anche per capire come funzionano le licenze Creative Commons. Io partecipo alle liste di discussione di Creative Commons, di Copyleft Italia, mi arrivano tutti i giorni messaggi, mail che chiedono informazioni su questi temi, sulle licenze open intendo, e mi rendo conto che tutti i dubbi legati alle licenze open, che è un fenomeno nuovo, in realtà sono radicati diciamo, fraintendimenti o comunque non conoscenza del meccanismo del diritto d'autore. Quindi, essendo queste licenze open delle licenze che vivono all'interno del diritto d'autore, vivono sulla base dei principi del diritto d'autore, se uno non conosce come funziona il diritto d'autore, se uno non ha presente quali sono i principi base del diritto d'autore, fa facilmente confusione anche relativamente a quelle licenze, a questi nuovi fenomeni. Quindi purtroppo spesso mi tocca rispondere con lunghe email in cui si parte da Adamo ed Eva e gli si fa capire qual è la direzione corretta. E questo è quello che faremo oggi in questa prima parte. Che cos'è il diritto d'autore e che cosa tutela di preciso? Lo faccio dire a voi. Sono un po' così, siamo un po' interattivi, cioè, se uno vi dicesse che il diritto d'autore su che cosa tutela? La creazione. Mi piace, ok. No, perché a volte sento tutela l'invenzione. Ed è anche qui profondamente sbagliato, perché per l'invenzione c'è il brevetto e ha tutto un meccanismo completamente diverso. Dopo magari vi faccio vedere un piccolo schema che fa vedere la differenza, no? Ok, quindi già dire la creazione mi piace, perché il titolare dei diritti d'autore è autore, creatore, non inventore. E che cosa tutela di preciso? Cioè, la creazione è, ok, l'attività creativa che viene tutelata, ma nel concreto qual è l'oggetto del diritto d'autore? L'opera dell'ingegno è la definizione corretta che viene utilizzata dalla legge, quindi genericamente tutto ciò che rientra in questa definizione. Cosa abbiamo, cioè, che cosa facciamo rientrare in questa definizione? Allora, anche qua cominciamo con le norme, quindi abbiate pazienza. Articolo 1 della legge sul diritto d'autore, che è la legge 633 del 41, ed ora in poi io l'abbrevierò LDA, legge diritto d'autore. La troverete spesso abbreviata come LDA o LA, quindi abituatevi a questo acronimo. Allora, sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo, la forma d'espressione. Questo è l'articolo 1, cioè l'apertura di questa legge, che ci dà già il campo d'azione di questa legge, cioè all'interno di quale perimetro ci muoviamo. Al di fuori di questo perimetro non siamo nell'ambito del diritto d'autore, quindi saremo nell'ambito del brevetto, del marchio, o del nulla, o di qualcos'altro, della concorrenza sleale. Cioè, il diritto d'autore agisce nel momento in cui c'è innanzitutto un'opera dell'ingegno di carattere creativo, quindi quello che ha detto prima la vostra collega, no? Cioè, l'attività creativa di un autore, che diventa opera dell'ingegno e per essere opera dell'ingegno deve appartenere a uno di questi settori. Anche se, dopo vi farò vedere, in realtà questo è un elenco, questo è quello dell'articolo successivo che dopo vi mostro, è un elenco aperto, cioè qualsiasi cosa
qualcosa che possa anche vagamente rientrare in queste categorie, quindi non è un elenco strettamente definito e chiuso. Perché? Perché c'è questa formula finale che dice qualunque ne sia il modo, la forma d'espressione. Per fortuna, perché? Perché calcolate che questa è una legge del 1941, è chiaro che all'epoca non potevano immaginarsi internet. Ma neanche internet, per esempio le banche dati o il software, che sono nuove opere. E infatti le troviamo qua, questa è palesemente questo secondo comma, un'aggiunta degli anni successivi. Non era stato scritto nel 1941. Infatti cosa dice? Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie, nonché le banche dati che per la scelta di disposizione materiale costituiscono creazione intellettuale dell'autore. Ovviamente nel 1941 nessuno si immaginava cosa fosse una banca dati elettronica. Scusate, o un software. O forse qualcuno in qualche centro di ricerca americano magari se lo stava già immaginando, però dal punto di vista del diritto italiano era molto presto. Ma banalmente appunto anche il sito, un'opera come un sito internet, un'opera, quelle cosiddette opere multimediali, no? Un DVD su cui trovate ad esempio il DVD con una mostra interattiva virtuale, no? Quei DVD che hanno un percorso su quadri o su opere all'interno di un museo virtuale, e lì c'è tutto un lavoro di grafica, di banca dati, perché appunto bisogna organizzare il DVD anche classificando le opere e inserendole come banca dati, scannerizzazione delle immagini, quindi gestione del diritto sulle immagini. Ok, quindi quella è un'opera che ovviamente in quegli anni non poteva essere immaginata e che però oggi fa diciamo, parte del nostro mercato, della nostra normale fruizione delle opere dell'ingegno. Ok, quindi queste sono le opere, al di là appunto di quale sia il modo e la forma dell'espressione. Sollevo subito una curiosità che solitamente sconvolge questa come opere letterarie, cioè che i programmi per elaboratore sono protetti ai sensi della nostra legge e ai sensi delle normative più o meno di tutti gli stati aderenti alla Convenzione di Berna, come opera letteraria. Vi sconvolge o no? Nessuno sviluppa software o comunque sviluppa siti internet per passione o per professione? No, nessuno. Esatto. Cioè, un sito internet, se voi aprite la pagina HTML del sito, in realtà vedete delle scritte in ostrogoto, no? Cioè del codice, che in realtà è quello che effettivamente poi viene diffuso da internet, viene interpretato dal vostro browser e poi il quale ve lo trasforma in pagina HTML visibile. Ok, però è effettivamente il codice con cui la pagina web è stata sviluppata. Trasportate questa cosa nel mondo software, quando voi installate un software, Photoshop, OpenOffice, state installando un linguaggio macchina che è quello che viene dato in pasto al calcolatore, che è un elenco di 1 e di 0, cioè di bit, però lo sviluppatore che l'ha sviluppato non l'ha sviluppato già in linguaggio macchina, perché sennò sarebbe quello di Matrix, no? Neo, che vede il mondo. Che vede il mondo in 0 e 1. Cioè, è uno sviluppatore che sviluppa in un linguaggio di programmazione, a scelta, a seconda della competenza, della sua competenza e del tipo di software che deve sviluppare. Il linguaggio di programmazione è equiparato ad un'opera letteraria, perché effettivamente è come un manuale di istruzioni che viene dato al computer per funzionare. A seconda della sintassi, cioè, ci sono sviluppatori che guardando un codice vi sanno dire se questo codice è scritto bene o male. Come la mia professoressa delle medie mi correggeva il tema e mi diceva no, è scritto male perché questa frase doveva essere messa prima, perché qui c'è una relativa che è eccessiva, che non si capisce, dovevi mettere un punto, uguale. Quindi lo sviluppo di codice, tant'è che diciamo, nelle aziende in cui si sviluppa software ad alti livelli, non ci sono solo gli informatici puri, ci sono anche i linguisti, i filosofi del linguaggio. Ok? Perché? Perché hanno delle competenze che poi aiutano lo sviluppo di software puro. Questo ecco, per darvi un'idea di come la materia è complessa. Cioè, i programmi per elaboratore vengono tutelati dal diritto d'autore, ma non tanto, cioè, non è tanto l'aspetto che voi trovate sul vostro schermo, no? Anche perché se aprite OpenOffice e Office, sapete dirmi di preciso qual è. Mio papà, ad esempio, se glielo cambio dall'oggi al domani sul computer in un studio, probabilmente non si accorge, no? Ma perché non è quello che è tutelato, non è quello che rileva dal punto di vista del diritto d'autore, è il codice sorgente che ci sta sotto. Sì, poi potremmo fare un ragionamento anche sull'interfaccia grafica. Anche l'interfaccia grafica è
tutelata, ha una sua tutela a sé, però dal punto di vista del puro software, quello che viene tutelato è il codice sorgente, cioè il codice con cui gli sviluppatori sviluppano il software, che è radicalmente diverso a volte anche su software che fanno le stesse cose identiche. Ok? L'articolo 2 della legge non fa altro che dettagliare più nello specifico l'elenco che era già stato messo in quel primo comma. Però, insomma, qua ce li abbiamo in modo più approfondito, no? In particolare dice sono comprese nella protezione che cosa? Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale. Le opere e le composizioni musicali con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale, le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti, le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, i disegni, le opere dell'architettura, poi le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora. Tenete presente che è la legge del 41, quindi muta o sonora. Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo. Anche questo è interessante perché ci avevano pensato a dire, insomma, adesso c'è la fotografia, però magari la tecnologia avrà un'evoluzione che non possiamo prevedere, quindi con procedimento analogo. Tant'è che adesso arriviamo a una forma di fotografia che in realtà non ha un procedimento strettamente fotografico di impressione di una pellicola. Ma non solo la fotografia digitale, ma anche quelle fotografie che in realtà non sono fotografie perché sono create virtualmente con dei programmi. Cioè gli effetti speciali per il cinema, io ho un amico che lavora in questo settore, creano dei panorami, dei laghi, dei monti che in realtà non esistono. Sono delle composizioni prese da pezzi reali e pezzi non reali e ti danno l'idea di una fotografia però. Cioè, sembrano reali. Okay. Pensate a tutta la grafica dei videogiochi. Come si sta evolvendo di recente, non so se avete questa la passione, io no, non sono un gamer, però magari qualcuno ha un nipotino, un cugino, un fratello, e vedete veramente delle cose che non si distinguono più tra il film o la fotografia e la grafica multimediale, ok? Quindi questo è il livello a cui siamo arrivati. Quella roba lì è a cavallo tra questo punto 7 e probabilmente, boh, le opere dell'arte cinematografica potrebbe anche essere. Se sono effetti speciali, diciamo, mirati al cinema e alla videografia, o anche nell'opera del design. Quindi quella roba lì è un'opera, o addirittura della scenografia, ipotizzando. Pensate a quegli spettacoli che fanno di recente, spettacoli pseudo-teatrali in cui si proiettano delle immagini su un palazzo, un palazzo storico che viene animato con un videoproiettore. Quella roba lì è una forma d'arte che nessuno aveva mai immaginato fino a pochi anni fa. Okay? Oppure con i laser. Okay? Quelle sono tutte forme di creatività tutelate dal diritto d'autore, ma diciamo per effetto di un'interpretazione estensiva di questi articoli. Allora, le opere fotografiche, ok, l'abbiamo già detto, e poi arriviamo, l'abbiamo anche qui, ripetiamo, i programmi per elaboratori in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore, e le banche dati di cui è il secondo comma, ok, non ripetiamolo perché l'abbiamo già detto, e infine c'è quest'ultimo, comma 10, questo punto 10 che è stato aggiunto il più recente, le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Quindi qua si va ancora oltre al concetto di carattere creativo che abbiamo letto nell'articolo 1 e si chiede il valore artistico. Vi viene in mente a cosa ci riferiamo? Opere del design industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Qualcuno mi fa un esempio? Una famosa sedia che è sedia ed è venduta nei negozi, ma è anche al museo, al Centre Pompidou di Parigi. Sedia o che ne so. Tavolo o appendino, lampada, la famosa lampada che si usava negli anni 60, no? Quello è un oggetto che è nato probabilmente con un intento puramente industriale di design, ma ha avuto un impatto così potente sullo stile, sulla sensibilità di coloro che fanno quel lavoro, che addirittura è stata elevata a opera creativa e quindi adesso ha un posto all'interno di un museo con nome dell'autore, quindi non è un semplice designer, quindi non c'è solo il nome dell'azienda che l'ha prodotta, c'è proprio l'autore, quindi c'è attività creativa e quindi scatta il diritto d'autore. Quella roba lì è tutelata all'interno dell'opera dell'ingegno, sì.
Non è esatto, questo, infatti sul mio blog, ecco purtroppo queste sono una di quelle cose, no, è un classico, sul mio blog si trova una sentenza che ho segnalato in cui in 10 pagine si spiega che cavolo è sto valore artistico, perché giustamente uno dice, ma come faccio? Era questa la domanda, come faccio a definire a priori? Non si definisce a priori, c'è la giurisprudenza che ciò definisce. Sì. È protetto, ma da un'altra cosa che si chiama tutela di design. Questo, noi stiamo cercando di capire dove arriva il diritto d'autore. Come vi ho detto, poi al di fuori di questo campo non è che c'è il nulla, ci sono altre cose. Se siamo nell'ambito delle invenzioni industriali, non c'è il diritto d'autore, c'è il brevetto, che però si acquisisce e ha una tutela diversa. Si acquisisce con il deposito dell'invenzione, bisogna pagare un po' più di soldi. Il design è una cosa del genere, cioè il design è una tutela ad hoc creata per questi casi in cui c'è un lavoro creativo ma che non assurge a opera dell'ingegno e quindi non ha valore artistico, quindi è un livello, lo so che voi dite, ma come si fa a dire sta sedia qua, adesso non se la fila nessuno, si scopre che in realtà poi ha fatto scuola, tutti l'hanno imitata e fra 10 anni ce la troviamo in un museo, dubito però. Può succedere una cosa del genere? Sì, però quindi il diritto d'autore inizierà ad esercitarsi quando questa sedia effettivamente ci finirà nel museo, quando tutti saranno concordi nel fatto che quella sedia ha fatto tendenza, okay? Ha creato una scuola anche dal punto di vista artistico. Fino a quel momento, se no, dovete utilizzare una tutela diversa, che è la tutela di design, che è una tutela che si acquisisce depositando il progetto dell'opera, che dura solo 5 anni dalla registrazione, che poi può essere rinnovata, però è molto diverso da avere una tutela di 70 anni dalla morte dell'autore. Ok? Quindi capisco però il dubbio, cioè anch'io quando mi chiedono, sì, ma come si fa a sapere a priori? Rispondo, no, non si sa a priori. Di volta in volta si va a vedere, cioè il giudice, nel caso nascesse una causa su questo punto, valuta, incarica degli esperti, fa fare delle perizie, degli esperti di storia dell'arte, di storia del design, degli ingegneri, architetti, che fanno delle perizie e valutano e danno la loro opinione, il giudice sulla base di quello fa la sua sentenza. Okay? Quindi il concetto del valore artistico, capisco che siano dei concetti più labili e interpretabili del diritto d'autore, e per interpretarli ci sono pagine e pagine di sentenze dei giudici e manuali di professoroni che ve lo spiegano. Allora, come si acquisiscono i diritti di tutela? E chi li acquisisce di preciso? Oh, qua è il punto su cui vengono fuori la maggior parte delle leggende, no? Ad esempio, quando ho a che fare con i musicisti, allora, la mia canzone non è tutelata finché non l'ho depositata alla SIAE. Questo è un classico. Oppure, non so, ma qualcuno di voi fa attività artistica o gestite solo cose di altri? Nessuno di voi ha scritto un libro di poesie, ha un blog, fa dei filmati, niente, non ci credo. Hai scritto un libro? Ok, quindi non è che siamo così proprio. E quindi appunto, nel dubbio, come hai acquisito i diritti d'autore su quel libro? Soprattutto li hai acquisiti? Ok, ma è un libro con un editore, quindi ci sono anche i diritti dell'editore. E ipotizzo ci saranno anche i diritti di chi ha fatto la copertina. Ad esempio, in copertina c'è un disegno particolarmente interessante, non so, Allora, se la cassa è copertina, però ecco, nel caso di questo mio libro c'è un'immagine che ha insomma, che ha un minimo di concept artistico, c'è qualcuno un grafico che sta roba qua deve averla fatta, no? E quindi ci sono i diritti non solo miei che ho scritto il testo, ma anche del tizio che ha fatto sta roba qua. E poi se proprio vogliamo dirla tutta, anche l'impaginazione, se è particolarmente creativa, già in sé crea un diritto a carico di chi? Del grafico. O dell'editore, se il grafico è un dipendente dell'editore. Questi sono tutti soggetti che diventano creatori. Chi è che diventa titolare dei diritti? Colui che effettivamente ha lo spunto creativo. Ok, quindi titolare dei diritti su una canzone sarà chi effettivamente ha scritto la linea melodica e probabilmente anche il testo. Non sono sempre lo stesso soggetto, però lui sarà il titolare dei diritti. Ma come li acquisisce? Questo è uno dei temi che crea maggiori leggende, appunto. Tutti pensano, probabilmente appunto per effetto della confusione col brevetto, con le altre tutele,
che il diritto d'autore si acquisisca dal momento in cui l'autore si registra da qualche parte, deposita l'opera da qualche parte, no? Fino a quel momento non c'è tutela. Invece non è così. Infatti ci sono gli articoli 6 e 8 che ci dicono, anche se non proprio chiaramente, come si acquisiscono questi diritti. Articolo 6 è molto, molto sintetico, laconico, dice: il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Questa ultima frase è di abbellimento, perché in realtà si capiva anche fermandoci all'opera. Ovvero, ce lo sta dicendo, cioè il titolo originario dell'acquisto, cioè da cosa nasce? Dalla creazione dell'opera. Cioè, quindi è la semplice creazione dell'opera che fa scattare il diritto d'autore. Ovviamente l'opera deve essere creativa, cioè deve rientrare nell'elenco e nei principi dell'articolo 1 e 2. Quindi nel momento in cui voi avete scritto una poesia e siete sicuri che l'avete creata voi e che ha un minimo di creatività, e se è una poesia già ce l'ha, nel senso che la creatività è un aspetto soggettivo, quindi se per voi se è comunque farina del vostro sacco e per voi è una poesia, quella roba lì è già tutelata da diritto d'autore. Un tweet è tutelato dal diritto d'autore. Lo status su Facebook è tutelato dal diritto d'autore. Ni, perché no? Perché 140 caratteri per Ungaretti sarebbero stati sufficienti per fare qualcosa di creativo. E magari anche per voi, perché se dovete ritenervi a priori inferiori a Ungaretti. Tant'è che quando voi, tra i termini d'uso di Twitter, accettate anche di diffondere i contenuti. Quindi c'è un diritto d'autore, è che voi avete accettato di gestirlo in modo libero. Perché la gente vi retweeta senza dovervi chiedere nulla? Perché Twitter vi fa accettare i termini d'uso in cui dice: le regole del gioco sono queste. Se ognuno vantasse un diritto d'autore su ogni tweet, il sistema andrebbe in tilt nel giro di un minuto, no? Quindi il diritto d'autore c'è, è che viene regolamentato in un sistema, con un sistema di licenze e di autorizzazioni particolarmente elastico, perché sennò il gioco del tweet, del retweet, non starebbe in piedi. Poi, ripeto, pensate ad una legge scritta, in realtà la Convenzione di Berna, che è la convenzione internazionale che pone le basi per il diritto d'autore per tutti gli stati, diciamo, industrializzati, è del fine 1800-1886, se non sbaglio. Quindi pensate come potevano nemmeno immaginarsi Twitter o Internet in generale, ma probabilmente non si immaginavano nemmeno la discografia. Okay, poi è vero che è stata la Convenzione di Berna è stata poi aggiornata e le varie legislazioni sono state aggiornate, cioè la nostra legge è del 41, ma l'ultimo aggiornamento è di un anno fa. Okay, anzi, in realtà è di questi giorni, perché c'è stato l'allungamento dei diritti connessi da 50 a 70, quindi è in continuo fermento e aggiornamento, perché arrivano le direttive europee e le convenzioni internazionali che ci obbligano ad adattarci. Quindi il diritto d'autore è una di quelle classiche materie in cui, essendo nell'ambito del diritto commerciale, si ragiona in un'ottica quantomeno europea. Quindi l'apparato, i principi generali del diritto d'autore nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea è abbastanza standard, con alcuni accorgimenti, però i principi sono quelli. Perché? Perché ci sono dietro direttive, ancora prima convenzioni internazionali e poi direttive europee che ci danno i principi generali. Però ecco, questo è il meccanismo, cioè non c'è bisogno di una formalità, di un'attività formale, quindi di recarsi presso qualche ufficio o fare qualcosa, registrare l'opera da qualche parte per acquisire i diritti d'autore, perché i diritti d'autore vengono acquisiti in automatico con la creazione, nel momento in cui l'opera ovviamente ha quei minimi requisiti di creatività richiesti dagli articoli 1 e 2. E allora voi direte: beh, ma ecco, come faccio a dimostrare? Ok, ottima domanda, però capite che già appartiene ad una fase successiva, cioè come faccio a dimostrare, non come faccio ad acquisire. Non sono sullo stesso piano, anche temporalmente, cioè prima acquisisco i diritti, poi eventualmente se qualcuno fa il furbo dimostro che sono arrivato prima io, ma eventualmente, cioè non è là, cioè, questo per dire che le classiche cose tipo farsi la raccomandata, che si autospedirsi la raccomandata con ricevuto, che è classico anche lì dei musicisti che si spediscono il CD, salvo poi leggere una sentenza di Cassazione che dice che il timbro postale fa fede se è effettivamente sul contenuto e non su, cioè lì il timbro è sulla busta, non è sul CD. Comunque, non è che non valga, nel senso ha però un valore probatorio un po' minore rispetto a quello che si pensa. La PEC è meglio.
La PEC è meglio perché la PEC non fa fede anche sugli allegati. Quindi, quando dicono che equivale a una raccomandata, no, è più potente di una raccomandata. È un po' più forte di una raccomandata su queste cose. Anche perché poi c'è un sistema di credenziali. Io per mandare la PEC devo mettere una password, un PIN, no? Cioè, quindi è più difficile che la mandi qualcun altro la raccomandata al posto mio. No, ce l'ha legato. Caspita. No, nessuno. No, perché comunque, come ho detto prima, è eventuale l'ipotesi. Ok? È una cosa che io mi salvo e me la tengo io. Solo se qualcuno fa il furbo, allora io tiro fuori l'arma. Ok? No, mi vedo perplessi. A No, perché ho mandato qualcosa, nel senso che se me. io ho mandato Mi tengo salvata la copia della PEC. E nella PEC, nel messaggio PEC, cosa c'è? C'è la data certa. Perché è data certa rispetto a Gmail o a Libero o a Virgilio? Cioè, qual è la differenza di fondo tra una PEC e una email normale? Ottimo, nel senso che facendo sponda su un ente pubblico c'è garanzia che quella data sia certa e che sia vera, che sia quella, no? Se io utilizzo una normale email, non è, cioè nel senso ci sono cause intere che sono basate sugli scambi di email e non vengono contestati, perché poi si può far fare sempre una perizia a un informatico il quale verifica che effettivamente la mail non è stata manomessa, ok, però è meno solida come prova. La PEC ci dà quella garanzia in più che facendo sponda su un ente certificatore pubblico la data è certa. Ed è certa sia sul messaggio che sull'allegato. E questo è un altro esempio. Ma c'è anche la marcatura temporale che non fa nemmeno sponda col. Cioè, la PEC fa sì che sostanzialmente dal nostro computer il messaggio esca, faccia sponda e ritorni. Possiamo evitarlo questo giro qua? Se noi abbiamo la firma digitale, quella con Smart Card, noi firmiamo e mettiamo la marca temporale direttamente sul file. Quindi non dobbiamo neanche uscire. La marca temporale. Sono dei metadati che infiliamo, anche loro sono dei metadati che provengono da un ente pubblico, li comprate a pochi centesimi, Aruba vi vende la firma digitale con tot marche temporali, che è esattamente la stessa cosa che si faceva una volta quando si andava alle poste con il plico, con il timbro e il tizio vi annullava. Non ve la spedivate neanche, ve l'annullava e voi tornavate a casa col vostro plico col timbro postale. Ok? Solo, esattamente quello, solo che finalmente Medioevo è finito e siamo entrati nel mondo digitale. Solo quello, cioè cambiano i modi, ma il concetto alla base è lo stesso. Siete voi che avete premura di avere una prova per eventuali casi di violazione. Ma vi faccio riflettere su. Ecco, scusate, finiamo il discorso, poi faccio riflettere su questo aspetto. Perché poi, oltre all'articolo 6, c'è l'articolo 8 che dice che è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero annunciato come tale nella citazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che se su questo libro c'è scritto Simone Aliprandi, è già prova abbastanza solida che io sia l'autore di questo libro. Ok? Visto che normalmente i libri cartacei, questo probabilmente lo sapete meglio di me, vengono in teoria, poi non so quanti editori lo facciano veramente, però depositati presso. Una volta era presso la Procura della Repubblica, cioè neanche l'editore era lo stampatore obbligato, adesso è cambiato. È presso le biblioteche pubbliche, comunque da qualche parte c'è prova di una copia di questo libro cartaceo. È vero che adesso stiamo passando all'editoria digitale, però comunque su Amazon il mio libro c'è, su Amazon io sono Simone Aliprandi, autore dell'opera. Quindi io sono già abbastanza una botte di ferro dal punto di vista della prova del diritto d'autore. Sono gli altri che devono venire a contestare sta cosa. Uno a cui io abbia fregato il libro, vedendo il suo libro su Amazon, con il mio nome dovrebbe dire: no, attenzione Ciccio, ti faccio causa. Perché quella roba lì l'ho scritta io l'anno scorso. Ma deve tirare fuori una prova. E torniamo al punto di partenza. Se lui non è arrivato su Amazon prima di me, e può essere, Amazon non fa un controllo a priori di quello che viene caricato sullo store, degli autori, cioè non si legge tutti i libri. Se c'è dentro, se su tre capitoli uno è rubato, diciamo è rubato, è la parola, termine sbagliato, è contraffatto, non lo può sapere Amazon. Quindi può essere che ci sia. Quindi lui tira fuori e dice: ah, Ciccio, io sono arrivato prima di te, ho pubblicato prima di te. Faccio un altro esempio, le tesi di laurea. Ho
Le università pubbliche sono per legge obbligate a prendere in deposito copia della tesi di laurea, poi c'è chi la prende cartacea, boh, io a Pavia avevo depositato la copia cartacea in segreteria studenti, c'è chi prende le microfiche, in Bicocca usano ancora, Bicocca che è l'università più nuova di Milano, usa le microfiche che pare, questa è la voce che gira, che comunque in Bicocca non esiste un lettore di microfiche. Quindi tu le fai, le depositi, ma poi effettivamente nessuno. No, oppure ne esiste uno che è lì, ne esisterà uno che è lì a uso di tutti gli archivi, che probabilmente ha su tante dita di polvere, nessuno ha mai verificato quello che c'è in queste microfiche. Però qual è il discorso? Che comunque quando tu ti laurei, tot giorni prima della seduta di laurea, sei obbligato a depositare una copia della tua tesi. La tesi è a tutti gli effetti un'opera dell'ingegno, a meno che tu l'abbia fatta fare dal CEPU o da qualcun altro, è opera del tuo ingegno. Oddio, spesso sono molto compilative, per cui la creatività è molto, molto bassa, il livello di creatività. Però un minimo di diritto d'autore c'è. In più c'è il problema che spesso la fai a quattro mani col tuo relatore, perché te la corregge, te la ribalta, quindi in realtà lì c'è un diritto d'autore che è un po' ibrido tra te e il tuo relatore. Però se la tesi l'hai fatta tu in ampia autonomia e la depositi, quella roba lì è diritto d'autore puro. Vuol dire che dal giorno dopo tu ti puoi prendere la tesi, pubblicarla come libro, fare un contratto di edizione con un editore e tranquillamente la cosa funziona. E il fatto che sia una tesi di laurea ci dà una garanzia sulla paternità, perché? Perché caspita, è depositata presso l'archivio pubblico l'archivio di un ente pubblico, Università di Studi di Pavia, Università di Studi. Ok? E quindi se io studente laureato sono abbastanza in una botte di ferro, perché? Perché in qualsiasi momento uno può fare accesso agli atti e vedere copia della tesi di laurea e dire caspita, sta roba qua l'ha scritta effettivamente per primo lui. Ok? Cioè, questo che mi interessava, da questi articoli emerge come il meccanismo del diritto d'autore sia appunto un automatismo e che tutte queste forme di, chiamiamole tutela, io le chiamerei più che altro precauzione, sono da sfoderare come arma solo nel caso in cui succeda qualche problema. Ma vi faccio riflettere su questo che mi era venuto in mente prima, ma quando può succedere un problema? Pensate al caso della band musicale che fa il classico demo con i quattro brani, e perché vuole fare il disco assolutamente, e comincia a spedire questo demo a 20 case discografiche. 20 rispondono picche, niente, non è il tuo futuro fare il musicista. Caspita, l'anno dopo arriva esatto, arriva Sanremo. E dice, ma questa canzone qua a me sembra una che l'ho scritto io. Ma proprio sembra lei. Verifichi e vedi che effettivamente il produttore, la casa discografica di quel cantante di Sanremo è uno di quelli a cui tu hai mandato il brano. E cacchio, dice, forse qualcosa non mi torna. Tiro fuori la mia PEC o la mia firma digitale e gli faccio un mazzo tanto, se l'ho fatto. Però questo per farvi riflettere su cosa? Che se parte una questione di violazione del diritto d'autore da questo punto di vista, cioè proprio della paternità, nella maggior parte dei casi sono soggetti definiti, cioè so più o meno in quale cerchia andare a cercare. Ah. Ok, perché io quel demo lì l'ho mandato a 20 soggetti e il resto l'ho tenuto nel cassetto, al massimo ho ascoltato mia mamma. Ok, quindi è chiaro che il problema è in questi 20. Ok, quindi la gente poi pensa, oddio, se metto i miei brani su MySpace e poi me lo rubano. No, è proprio un concetto sbagliato, perché se io li metto su MySpace in realtà è già una forma di pubblicazione, non ha una data certa, però in realtà anche lì con una perizia si potrebbe andare a verificare sui server, vedere quando è stato caricato. E quindi io sono reputato autore dell'opera, salvo prova contraria. Quindi su MySpace risulto io. Quindi in realtà stai facendo una cosa che ti tutela più che ti esponga, perché è difficile che dal pubblico, da un soggetto indefinito venga la violazione, è più facile che avvenga all'interno di una cerchia di soggetti professionali. Esempio del libro, no? Mando le bozze del mio libro con l'editore, e l'editore mi dice no, guarda, non mi interessa, non è il nostro target, le classiche risposte, e poi caspita, esce un libro che dice ma questo capitolo qui è pari pari a quello che avevo fatto io. È chiaro che il problema è tra te e l'editore, no? Non sono tanti soggetti, te e l'editore, oppure qualcuno che faceva il grafico dall'editore, che poi si è licenziato e si è portato via i file. Ok? Quindi questo per farvi ridimensionare il problema della violazione della paternità, del cosiddetto plagio dell'opera. Sono casi abbastanza limitati e abbastanza sotto controllo, perché? Perché appunto se non hai fatto, se ti sei cautelato con quei tipi di prove, difficilmente il sistema ti può
ingannare, cioè ti si può ritorcere contro. Nella maggior parte dei casi al massimo è all'interno di una cerchia di soggetti ben definiti. Poi ci sono i casi di plagio, cioè nel senso, la storica sentenza Michael Jackson contro Albano. Chi è che ha vinto? Sapete? No. Ha vinto Albano, ma in realtà si è scoperto che probabilmente avevano copiato tutti e due. Ma non è che avevano copiato. C'è una intervista di Ennio Morricone, quindi direi soggetto abbastanza autorevole su questi temi, il quale dice che quando si tratta di musica leggera non ci si può più di tanto meravigliare quando se un brano si assomiglia a un altro, perché è effettivamente così, cioè la produzione discografica ormai si sfornano artisti, sottoartisti e pseudoartisti con procedimento industriale, ed è chiaro che prima o poi, a meno che ci buttiamo sulla musica dodecafonica, calcolando le regole dell'armonia e delle scale, cioè, se fai blues soprattutto hai neanche sette note, ne hai quattro, no? Cioè, hai quei tre o quattro accordi in cui ti puoi muovere e quella scala che è la pentatonica, ok? Quindi è chiaro che prima o poi ci si incrocia. E quindi appunto c'è Morricone che intelligentemente dice sì, ok, magari dal punto di vista strettamente giuridico il plagio si può dire che c'è. Dal punto di vista morale non mi scandalizzerei più di tanto, perché probabilmente se indaghiamo bene tutti e due avevano preso spunto da una melodia, ed è spesso succede, nel senso che magari questa cosa qua ti sembra orecchiabile, dici caspita è bella, l'ho scritta io. Sì, l'hai scritta tu, però l'hai scritta tu sulla base di un'influenza culturale che ti viene da tutta la roba che tu hai ascoltato nella tua vita, dal fatto che sei italiano e quindi hai un senso della melodia diverso da un inglese, banalmente, cioè, noi abbiamo Laura Pausini, gli inglesi hanno i Rolling Stone, non perché noi siamo... Ma vende la tizia, vende, dove vende la Pausini? Vende in Sud America, vende un sacco di dischi in Sud America, e tu dici, uno che vende un sacco di dischi in Sud America, più che da noi, è Paolo Meneguzzi, voi dite, chi cacchio è Paolo? Poi è uno che ha fatto qualche disco qua, che dici, mamma mia, oh, la vende, chiama lo scemo, dici, vabbè, oh, vendi, perché non dovresti farlo, vai avanti a farlo, beato te. Ok, è già un discorso di sensibilità. Là probabilmente quel tipo di approccio melodico è abbastanza, dal mio punto di vista, abbastanza banale, però va, ben venga, cioè il diritto d'autore non entra, il diritto non entra nell'aspetto artistico e morale. Ok, basta, no? Adesso no, era per animare un po', rianimare un po' la cosa con una battuta, però capite qual è la questione, no? Allora, quali sono le... Ecco qua, iniziamo, sono le... Va bene, ce la possiamo fare. Quali sono i dettagli dei diritti d'autore? Perché adesso abbiamo parlato in generale di diritti d'autore e questo discorso ultimo che abbiamo fatto era più che altro sul cosiddetto diritto alla paternità, il diritto morale, no? Che però, come avete capito, è benché sia spesso la principale preoccupazione del creatore, dell'autore, in realtà poi dal punto di vista giuridico ha una rilevanza minore, nel senso che gran parte della contrattualistica delle cause si svolge su tutto l'altro aspetto, che è quello della monetizzazione, cioè dello sfruttamento economico di questi diritti, cioè cosa posso fare, cosa non posso fare, a chi devo chiedere il permesso per fare, quando scadono i diritti d'autore, se scadono, ok? E questa risposta innanzitutto, abbiate pazienza, vedete, avevo detto che si legge, sì. Insomma, magari dopo zoomiamo un po'. La questione qual è? È che i diritti d'autore sono tanti, quando diciamo diritto d'autore stiamo già dicendo... Tecnicamente si dice un fascio di diritti, cioè l'autore all'atto della creazione, per effetto dell'articolo 1 e 2, articolo 1 e 6, automaticamente diventa titolare tutta sta roba qua. Ok, voi create il libro, fate la poesia, scrivete il brano musicale e automaticamente vi siete beccati tutta sta roba, che è tanta. Perché è tanta? Non per una questione di quantità, ma proprio per questa... divisione in questo, diciamo, sotto questa ramificazione nello schema, no? Cioè il fatto che siano ramificati non è solo per farvelo capire, ma è perché sono dei diritti indipendenti l'uno dall'altro, quindi l'autore ha tutta sta roba e la può gestire in modo differenziato, cioè l'autore del libro che fa un contratto di edizione per l'Italia, ma poi per le traduzioni spagnole e inglesi fa un contratto di edizione con un altro soggetto, è consentito. E per la trasposizione del libro in film fa il contratto con un altro soggetto ancora, oppure cede all'editore la possibilità di fare lui contratti con altri, cioè, non c'è limite alla fantasia degli avvocati in questo campo,
Perché? Perché poi da quel momento lì in poi, una volta che abbiamo chiaro di chi sono i diritti e cosa ne vogliamo fare, possiamo scrivere contratti di 20 pagine e ognuno ha le sottopostilla, sottopostilla, sottoclausola, condizione. E lì chi più ne ha più ne metta. Perché questo è un principio, lo trovate scritto qua, i diritti esclusivi di utilizzazione economica, che sono quelli che poi tecnicamente chiamiamo diritti d'autore, sono alienabili, scomponibili, indipendenti l'uno dall'altro e quindi, vabbè, poi durano 70 anni dalla morte dell'autore, poi li vediamo meglio. Tornando indietro, allora, questi qua sono tutti i diritti che sono compresi all'interno della legge sul diritto d'autore. La prima dicotomia è quella tra diritto di tipo personale e diritti di tipo patrimoniale. I diritti di tipo personale, non abbiamo, purtroppo avendo poco tempo non li possiamo approfondire, vengono anche detti diritti morali d'autore. Uno l'abbiamo citato prima, il fatto di essere riconosciuti autori dell'opera, no? Sono questi, il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, l'abbiamo visto, il diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore, il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità d'autore nel caso di opere anonime. E poi c'è questo diritto di tutelare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali. Vabbè. Non entriamo nel dettaglio, quello che mi interessa è farvi capire è che questi sono diritti morali d'autore e sono strettamente legati alla personalità dell'autore. Ovvero, vedete che qua c'è spiegato, sono diritti inalienabili, inestinguibili, strettamente legati alla personalità creativa dell'autore. Ok, quindi il fatto che, cioè chi può rivendicare la paternità dell'opera? Ovviamente l'autore stesso, oppure i suoi eredi, perché in questo caso, essendo diritti inestinguibili, inalienabili, non c'è la scadenza dei 70 anni della morte. Gli eredi legittimi possono continuare ad esercitare questi diritti, vuol dire che gli eredi di Giuseppe Verdi non si arricchiscono più dal punto di vista economico perché 70 anni sono passati dalla morte dell'autore. Però possono continuare a far valere almeno questo fascio di diritti dal punto di vista morale. Cioè nessuno può fare, ovviamente può spacciare l'Aida per sua. Perché? Perché è di Verdi. Quindi gli eredi potrebbero intervenire. Nessuno potrebbe fare una versione dell'Aida svilente dell'opera. Esempio, beh, la parodia è parodia e quindi è ammessa, deve essere ironica, ma l'Aida come sottofondo di un film porno, è l'esempio classico, potrebbe dare qualche problema dal punto di vista morale. Cioè, gli eredi potrebbero dire no, l'Aida è un'opera nobile e poetica, la lasci come un'opera nobile e poetica, se no vai a infangare il nome del mio avo. Quindi non è un discorso economico, cioè non è mi devi dare un tot perché nessuno dovrebbe pagare nulla per usare l'Aida. Ma c'è un discorso morale. Beh, poi c'è questo diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità d'autore in caso di opera anonima e pseudonima. C'è gente che si è sempre firmato come pseudonimo, arriva a 70 anni e dice no, adesso voglio dichiarare che sono io. E l'editore non glielo consente perché dice no, perché mi fai fare no. Quella roba lì non si può contrattare, non può, tutto questo fascio di diritto, essendo inalienabile, inestinguibile, non può entrare nei contratti di diritto d'autore, perché lo puoi sempre esercitare, sì, li puoi mettere, ma sono clausole che lasciano il tempo che trovano, perché tu hai comunque sempre il diritto morale di far valere in giudizio queste tue prerogative. Ok? Li do per chiusi, perché sennò veramente ci sarebbe da fare 2 ore di lezione sui diritti morali, ed è poi tendenzialmente un aspetto che entra in gioco molto poco, anche se andate a vedere la giurisprudenza. È 80% sbilanciata sull'aspetto economico, perché è lì che entra in gioco la contrattazione, l'interesse economico. Per fare causa dovete anche dimostrare di aver subito un danno e avere un interesse a farlo valere, diciamo, a essere eserciti, quindi la maggior parte dei casi il contenzioso si svolge sui diritti i cosiddetti diritti tipo patrimoniale e anche su equo compenso, diritto sui generis, che sono altri tipi di diritti. Adesso li vediamo un pochettino più nello specifico. Sì, è veramente piccolo, vediamo se facendo così. No. È quello che ho fatto, ma ha fatto. Ah, Ctrl Y. Magie di Windows. Troppo? Sì. Vabbè, allora così almeno vedete la dicotomia. Diritto di tipo patrimoniale e diritto di tipo personale. Così rileggete anche per chi ci segue da casa. Vabbè,
No, allora andiamo un po' più indietro perché sennò a me interessava farvi vedere. Allora, cos'era control y? Vediamo 150. Ottimo, questo è quello che mi serviva. Quindi i diritti esclusivi di utilizzazione economica, che sono alienabili, scomponibili, indipendenti l'uno dall'altro, durano 70 anni dalla morte dell'autore. 70 anni dalla morte dell'autore, anzi, dell'ultimo autore, perché non è che le opere si scrivono sempre da soli. Quindi, Lennon, McCartney, quando è che scadranno i 70 anni? Bisogna aspettare che crepa anche Paul. Okay. Cioè, non si sa, potrebbe crepare a 120 anni o farsi ibernare. Non lo so, ok, quindi se, allora, anche lì, da valutare, se i brani fossero, se noi avessimo la certezza che i brani fossero scritti, ad esempio, parte musicale da Lennon e parte, diciamo, parole da McCartney, potremmo sapere che i 70 anni relativi, scusate, i diritti relativi alla parte musicale scadrebbero a 70 anni dalla morte di John Lennon, che è dell'80, quindi possiamo già fare il conto. Essendo i brani sempre stati firmati unitamente da tutti e due, bisogna aspettare che crepa anche l'altro, ok? E voi dite, Ringo e l'altro? Ringo e George hanno altri diritti, che non sono diritti d'autore, sono i diritti connessi, dopo li vediamo. Perché? Perché loro erano solo interpreti dei brani. Quindi, state tranquilli che passano bene anche loro. Però, non così bene. Che soprattutto Lennon, penso che lui e i suoi nipoti, figli, nipoti e pronipoti andranno avanti a mangiare di diritti d'autore. Diritti d'autore, puri, perché poi anche lui era interprete, quindi lui ha anche i diritti connessi. Ok, vabbè. Quindi, vediamo quali sono. Diritto di pubblicare l'opera. Questi qua, tra parentesi, vedete gli articoli della legge. No, non vi ho messo nelle slide tutti gli articoli perché sennò veramente 10 ore di lezione solo a leggere questi articoli. Così li trovate in modo schematico e riassunto. Allora, articolo 12, diritto di pubblicare l'opera. Articolo 13, diritto di riprodurre l'opera. Articolo 14, diritto di trascrivere l'opera. Poi articolo 15, diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera. Articolo 16, diritto di comunicare al pubblico l'opera. Articolo 17, diritto di distribuire l'opera. Articolo 18, diritto di tradurre l'opera. Vedete, ad esempio, la traduzione è già un diritto a sé, l'esempio che vi ho fatto prima. E questo perché? Non perché nei contratti lo spezziamo in un sottodiritto, ma perché c'è proprio nella legge un articolo specifico per questo tipo di diritto. Articolo 18, sempre, il diritto di fare modifiche e elaborare l'opera. Sempre nell'articolo 18, il diritto di pubblicare l'opera in raccolta. Articolo 18 bis, questo è stato aggiunto, quando ci sono i bis e i ter, sono aggiunte successive al corpus della legge, il diritto del noleggio, di noleggiare l'opera, autorizzare il noleggio e il prestito. E questo, voi che fate attività nelle biblioteche, potrebbe interessarvi. Quindi, diritto di seguito sulle vendite di opere d'arte, di manoscritti, anche questo è interessante. È un diritto particolare che in realtà ha molto a sé rispetto agli altri diritti d'autore, mentre gli altri diritti d'autore sono diritti d'autore. Noi parliamo di diritto d'autore, gli americani, gli inglesi parlerebbero di copyright, no? Quindi diritto di copia. Cioè perché? Perché il modello originale del diritto del copyright era proprio legato al controllo delle copie, della produzione di copie. Modello che in realtà sta andando in crisi perché adesso basta fare Ctrl-C, Ctrl-V e tutti diventiamo produttori di copie, no? Basta avere un cellulare e e passarsi col Bluetooth un file da un cellulare all'altro, abbiamo già fatto una copia. Però in un mondo predigitale in cui solo le copie le potevano fare solo alcuni soggetti predeterminati, tutto si basava proprio su quello. Questo è un diritto un po' a sé stante, perché? Perché in realtà le opere d'arte sono copie uniche, sono unici, originali, salvo i casi un po' eccezionali tipo le litografie, così, che sono copie numerate, però anche loro si comportano allo stesso modo perché sono copie numerate. Però un quadro, una scultura hanno un diritto che è questa roba qua. Perché? Perché non essendo prodotte in copia, l'autore del quadro dice, ma caspita, questo quadro qua viene venduto all'asta, ogni mese passa da un'asta all'altra, e io che sono l'autore non prendo niente. Allora il diritto d'autore ha previsto questo specifico diritto, per tutelare anche l'attività di colui che fa sculture, quadri, cose del genere, che non sono destinate alla produzione in copia. Ok? E quindi è un diritto di seguito, cioè ogni volta che viene ceduto in un'asta o in, vabbè, c'è da leggere, adesso non ce la facciamo, però
per farvi capire che esiste anche un diritto che è un po' sradicato dalle logiche della distribuzione di copie. Invece, come vedete, tutti questi sono diritto di pubblicare, riprodurre, trascrivere, eseguire, comunicare al pubblico, distribuire, sono mirati a far sì che l'opera originale venga poi diffusa ad un pubblico e quindi in qualche modo è chiaro che se io vado in radio e recito il mio poema, non c'è una produzione di copie ma c'è una diffusione al pubblico, però comunque questo qui è il diritto. Dov'è? Di eseguire, rappresentare e citare in pubblico l'opera. Punto. E di pubblicare l'opera. Di distribuire l'opera è il classico diritto che va a toccare le copie, cioè faccio, riproduco, perché l'articolo 13 mi dà il diritto di riprodurre l'opera e poi la distribuisco al pubblico. E sono due diritti già separati. Però voi mi direte, ma caspita, ma io devo stare lì a fare un contratto per ogni diritto. No, nei contratti di edizione, nei contratti di gestione dei diritti, di cessione dei diritti, tendenzialmente si mette tutto insieme. Infatti io sono abbastanza critico su questo impianto, cioè è bello perché dal punto di vista didattico è interessante, ci fa capire quali sono i diritti, però poi nella prassi contrattuale tendenzialmente si mette insieme il pacchettone, si dice cessione dei diritti, no? Quando voi firmate un contratto di edizione, a meno che siate un grosso autore, l'editore tendenzialmente vi chiederà di dargli tutta sta roba qua. Perché? Perché l'editore, visto che investe, è il primo soggetto che investe sulla produzione dell'opera, non vuole scocciature, cioè non vuole che l'anno dopo, un mese dopo si trova un altro soggetto che gli fa la traduzione e quindi gli va in concorrenza. Quindi tendenzialmente vi chiederà il diritto in esclusiva di tutta sta roba qua per un tot di anni. E quindi voi sostanzialmente nel momento in cui cedete tutto questo fascio di diritti, perdete di fatto il controllo dell'opera. Perché? Perché l'avete ceduto ad un altro soggetto che è esclusivo. Okay? Questa è la prassi. Avete solamente, vi rimangono i famosi diritti morali, perché quelli vi rimangono comunque, non sono cedibili. Però questo è quello che succede di norma, cioè tutto questo fascio di diritti viene poi, di questo fascio viene fatto un bel polpettone e viene messo nei contratti di cessione dei diritti per essere poi gestito da un soggetto terzo che è. Sì, perché l'impianto della legge, non, essendo pensato appunto negli anni 40, non pensava allo sfruttamento digitale, ma tutta sta roba qua. Cioè il fatto io prima ho fatto esempio del leggere il poema per radio, metto il mio libro di poesie su internet, stessa cosa, è sempre un diritto di comunicazione al pubblico, in realtà viene chiamato di messa a disposizione del pubblico, perché su internet non è una comunicazione vera e propria perché il file va su un server e poi è la gente che decide quando andare a fruirlo, ok? Quindi, uguale, siamo qua, nell'ambito del diritto di pubblicare l'opera, di riprodurre l'opera, perché in realtà l'ebook viene distribuito sugli store, effettivamente la gente scarica una copia, con alcuna accortezza, perché in realtà è una copia che viene comunque gestita, su cui c'è ancora un controllo col DRM, poi lo vediamo. Però è esattamente, sono sempre questi qua i diritti, cioè di pubblicare l'opera nel momento in cui faccio un ebook, di riprodurlo, di distribuirlo al pubblico e di comunicarlo al pubblico, di metterlo a disposizione del pubblico. Poi se l'ebook è un ebook di poesie, ci può essere anche la rappresentazione in pubblico, cioè chiamo un lettore che sul podio ci fa la lettura del mio libro. Okay? I diritti sono sempre questi, poi come vengono gestiti anche lì, spazio alla fantasia degli avvocati e degli editori. Nella maggior parte dei casi quello che vi sto dicendo è che tendenzialmente sì, il primo soggetto con cui voi contratterete tenderà a prendersi tutto il pacchetto, perché? Perché è più facile, non ha scocciature, ha più potere e voi perdete il controllo dell'opera. Se però il potere contrattuale è sbilanciato, cioè l'autore pesa molto di più rispetto all'editore, se voi siete Umberto Eco e volete fare il libro, può essere che trovate editori disposti ad accettare un compromesso. Ok? Perché? Perché avete un nome che ve lo permette. Perché se andate da Mondadori e fa il prezioso, sapete che Feltrinelli vi prende volentieri. Ok? Se siete i perfetti sconosciuti, tendenzialmente l'editore si vorrà pigliare tutto e voi avrete poca libertà di scelta. Il fatto della poca libertà di scelta non ci deve scandalizzare perché è esattamente quello che è emerso quando vi ho fatto la domanda. Avete mai letto i termini d'uso di Facebook o di. No. Perché? Perché tanto non è che avete molta scelta. I termini d'uso sono quelli. Se voi accettate i termini d'uso di YouTube, ad esempio, se uno fa il filmmaker di professione, insomma può dire cacchio, però i termini d'uso di YouTube mi espongono, nel senso che cedo una licenza, non,
che scelta hai? Non andare su YouTube, scegli un'altra piattaforma, se te lo puoi permettere. Se invece sei uno che di YouTube ha bisogno, e tendenzialmente ormai cioè, la tendenza è quella lì, nel senso che anche i grossi ormai si servono di queste piattaforme, e quando, se non hai potere contrattuale per avere dei termini d'uso specifici, ti adatti a quello che accetta o non accetta sul sito. Se siete la Sony, può essere che potete chiamare Google e dirgli: ma se io ti do tutto il mio pacchetto su YouTube, tu mi fai dei termini d'uso specifici? Sì, può essere, se siete la Sony. Ok, ma perché entriamo nel gioco della contrattazione, del potere contrattuale, quindi chi pesa di più può dettare le regole. È puro diritto privato, diritto contrattuale. Allora, chiusi i diritti d'autore in senso proprio, però si apre la voragine di quelli che abbiamo chiamato diritti connessi. Vi ho già fatto capire un po' di cosa si tratta, parlando dell'esempio di George Harrison e Ringo Starr. Però cosa sono? Leggiamolo. I diritti connessi sono diritti esclusivi su attività intellettuali o creative simili o connesse a quelle tutelate dal diritto d'autore. Cioè, sono comunque attività intellettuali o creative, ma che non sono strettamente di creazione dell'opera. Perché? Esatto, cioè, Yesterday l'ha scritta Lennon e McCartney, quindi sono loro che hanno scritto il brano. Però poi c'è qualcuno che ha dovuto inciderlo e eseguirlo in pubblico. Ok? Quindi in quel caso, ad esempio, leggiamoli, lo si capisce meglio leggendo questi articoli. Diritto del produttore di fonogrammi, ad esempio, diritto del produttore discografico è un diritto connesso. Perché? Perché lui non scrive i brani, ma fa un'attività a volte predominante rispetto alla scrittura dei brani, di confezionamento dell'opera e di registrazione del master. Non so se nessuno di voi ha qualche parente che ha fatto dischi e così. Cioè, dare in mano ad un brano, beh, no, intendo anche a livello amatoriale, eh. Cioè, dare in mano un brano musicale ad un produttore, cioè, e a un altro, fa completamente la differenza di suono, di aspetto. Ma completamente. Cioè, anzi, ma lo stesso master. Cioè, scusate, la stessa registrazione data in mano ad un produttore fonografico suona in modo completamente diverso rispetto ad un'altra registrazione. Ok. Il diritto del produttore di opere cinematografiche o audiovisive, i diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva, i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori. Ecco, questi sono quelli di Ringo Starr e George Harrison, no? Loro hanno questa roba qua. Cioè, sono diritti di interpreti ed esecutori. La Callas, Pavarotti, quella gente lì, non aveva diritti d'autore, palesemente. Anche se poi volgarmente si dice diritti d'autore perché rientra comunque in tutto questo pacchettone qua. Però in realtà non sono diritti connessi, perché sono diritti di esecuzione. Quindi se voi volete la Callas, pagate il fatto che ci sia la Callas e che canti lei, non tanto che canti l'Aida, o perché quella roba lì è di pubblico dominio, l'opera cantata, è il fatto che ci sia lei. Voi volete fare un film che è una ciofeca, una sceneggiatura orrenda, ma ci mettete dentro George Clooney e il film tira di brutto lo stesso? George Clooney è interprete, ci mette la faccia, recita, ma non è autore della sceneggiatura di nulla. Ok? Quindi questi sono diritti che pesano tanto quanto, a volte molto di più, dei diritti d'autore. Quindi non sono dei diritti, sono connessi, ma non sono secondari. Cioè, pensate, allora, vi faccio il classico esempio cioè, nell'ambito dei diritti di emissione radiofonica e televisiva c'è un classico esempio di roba su cui c'è un giro di soldi mostruoso e che di diritto d'autore non c'ha nulla. Vediamo se riuscite ad arrivare all'esempio. Le partite di calcio, cioè la Champions League, si accoltellano all'inizio stagione i vari Mediaset, Sky, per avere l'esclusiva. E lì non c'è diritto d'autore, sono 22 tizi che tirano calcio al pallone con delle telecamere messe in modo iperfigo, tutto quello che volete, ma quelli sono puri diritti connessi. Eppure generano tutto quello che voi vi potete immaginare, no? Dal punto di vista dell'indotto, della pubblicità, e quindi contratti per cui, cioè, vi siete mai resi conto perché il 90° minuto va in onda alle 6 e non alle 17:55? No. È un caso, secondo voi? È per il palinsesto? È tutto scritto nei contratti, perché fino alle 17:59 l'esclusiva per la comunicazione delle partite di calcio, la Serie A, è di Sky. Tant'è che se voi guardate quelli che è il calcio, i tizi che stanno in televisione, che commentano le partite, cosa si staranno guardando Sky? Ma non possono far vedere i gol, li raccontano, perché raccontarli si può, perché è cronaca.
ma non possono trasmettere perché fino alle 17:59 l'esclusiva è di un unico soggetto. Dalle 18 in poi è di altri soggetti e dalle 22-23 in poi è di altri ancora, cioè i pezzenti, le televisioni locali. Eh sì, è così. Ok? Questo è. Quindi, sì, prego. Traduttore era qua. Ah no, attenzione, sì. Allora, no, è un altro discorso. Cioè, la traduzione è un'opera creativa in sé. Cioè, se tu traduci, qui l'ottica è in due direzioni, cioè, il diritto di tradurre l'opera è il diritto che ha l'autore di riservarsi, di decidere lui a chi far tradurre o meno. Chi fa il traduttore di professione, ovviamente deve tradurre una roba che è di qualcun altro e quindi deve avere l'autorizzazione per tradurre. Ok, una volta è arrivato un tizio che mi ha scritto: "Ah, io ho fatto la traduzione di un'opera di", mi dice un autore famoso, "e settimana prossima andiamo in teatro". Ho detto: "Sì, ma cioè, avete chiesto, cioè, qualcuno vi avrà dato l'autorizzazione". "Ah, no, beh, la traduzione l'ho fatta io". "Sì, ho capito, l'hai fatta tu, ma hai tradotto l'opera di qualcun altro". Per dirvi, questo qua aveva già programmato la serata. Aveva già venduto i biglietti, probabilmente. Quindi, boh. Probabilmente prima o poi qualcuno gli busserà alla porta dicendo: "Guarda che hai tradotto una roba che era mia", e quindi chiedermi l'autorizzazione, perché la traduzione è squisitamente un'opera di modifica. Infatti è nell'articolo 18 che parla delle modifiche e elaborazione dell'opera. Quindi chi fa il traduttore però comunque ha dei suoi diritti indipendenti, perché è un'opera comunque creativa. Cioè, se un libro lo traduciamo io e te, non lo traduciamo allo stesso modo, perché ognuno ha la sua stile, modo di rendere, soprattutto se parliamo di narrativa, dove. Ok, quindi il traduttore ha dei diritti di elaborazione a sé, che però essendo basati su un'opera creata da qualcun altro prima, cioè seguono ad un'autorizzazione precedente sulla modifica, cioè per poter fare una traduzione e poi diffonderla dovete chiedere autorizzazione a chi ha il diritto sull'opera originale. Se traducete in inglese Dante, allora no, difficilmente dovete andare a chiedere ai parenti di Dante l'autorizzazione, perché è diventato pubblico dominio. Ok, altri diritti connessi, i diritti relativi all'edizione critica e scientifica di opere di pubblico dominio. No, scusate, sì, diritti relativi alle opere pubblicate per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore, questi sono casi un po' particolari. Diritti relativi a bozzette di scene teatrali, diritti relativi alle fotografie, questo è bello, diritti relativi alla corrispondenza epistolare, diritti relativi al ritratto e diritti relativi ai progetti di lavori di ingegneria. Diritti relativi alle fotografie. Sono diritti connessi sulle fotografie intese come mere fotografie. Se la fotografia ha un carattere creativo riconosciuto, allora viene intesa come opera dell'ingegno tout court, in senso pieno, e quindi 70 anni dalla morte dell'autore. Lo so che è una cosa un po', sì, un po' perversa, eh? Però la legge italiana ha questa distinzione, cioè la fotografia artistica, quindi opera dell'ingegno in senso pieno, e la fotografia di mera documentazione. La classica fotografia giornalistica del politico che fa una conferenza, che tiene un comizio. Quella roba lì si intende opera di pura documentazione, oppure ancora più di un livello più basso, le foto aeree delle città, non quelle che servono per fare i libri, dirà che bello, no, foto aeree, quelle puramente di documentazione per vedere i terreni, per vedere le esondazioni, queste cose qua. Quelle sono fatte con un sistema automatico, si predispone la fotocamera in modo che faccia le foto in una certa sequenza, poi c'è un software che te le mette insieme, le rettifica e tiri fuori la mappa della città fotografica. Quella lì non è un diritto, non c'è un diritto d'autore creativo, perché è un'opera di pura documentazione, quindi quella rientra sotto il diritto connesso, è tutelata solo da un diritto connesso di fotografia. Voi direte: "Vabbè, la differenza è che uno sono 70 anni dalla morte dell'autore, queste sono 20 anni dallo scatto, quindi è molto ridotta la tutela". Ok? Cioè, poi vi faccio notare, 70 anni dalla morte dell'autore vuol dire a volte 150 anni, okay? Perché se uno scrive un brano a 15 anni, uno fa una fotografia artistica a 15 anni con l'aspettativa di vita di oggi, più 70 anni solari, quindi a volte sono 71, perché devono essere 70 anni interi, quindi se uno crepa il 2 di gennaio sono 71 quasi, si fa il giro finale e poi si conta in 70 anni. Eh sì. Ok, quindi è una tutela, è in un mondo in cui. Soprattutto pensate al software, alle banche dati, in cui la roba diventa vecchia nel giro di 6 mesi, alla musica dance, questa roba qua. Cioè,
Parlare di una tutela di 70 anni da morte d'autore è veramente tanto. E la tendenza è quella sempre di aumentarla, non di ridurla. Ok? Di recente i diritti relativi alla discografia, quindi dei produttori fonografici, degli artisti, interpreti ed esecutori dei brani musicali, sono stati, notizia da decreto firmato al Consiglio dei Ministri il 21 e 22 novembre, quindi uscirà in Gazzetta Ufficiale a breve. È stato allungato perché è attuazione di una direttiva in realtà europea, quindi anche lì non c'è nulla di nuovo. Sono stati portati da 50 anni a 70 anni. Quindi questi diritti relativi alla discografia, ad esempio della Callas che facevo prima, durano 70 anni dalla registrazione, dall'incisione, okay? Che è diverso da 70 anni dalla morte dell'autore. Sono 70 anni dall'incisione. Vuol dire che se voi incidete un brano musicale oggi, diciamo, si contano i 70 anni, si aspetta il 31 di dicembre e si contano i 70 anni interi. Al di là che voi siate morti o vivi, ok? Ecco, la rimasterizzazione è bellissimo. La rimasterizzazione, a volte di roba che è già stata rimasterizzata 10 volte, dite, ma c'era proprio bisogno? Secondo voi perché? Esatto, allora, a volte perché effettivamente le tecniche si sono evolute, quindi si sono accorti che hanno trovato una linea di basso più raffinata e più efficace, molte volte sono per far ripartire i diritti. Cioè, ogni volta che il diritto del produttore fonografico, beh, dovremmo leggere l'articolo, ma ve lo risparmio se volete andarlo a vedere voi, parte ogni volta che il produttore fonografico realizza il master. Quindi la cosiddetta rimasterizzazione fa ripartire i diritti. Sì, uguale. Cioè, i diritti di produzione, i diritti connessi sono legati, quelli che trovate indicati con la P. Okay? La C indica copyright, quindi diritto d'autore. La P sono i diritti del produttore, in realtà sono semplicemente simboli indicativi. Però quelli sono i diritti relativi alla produzione, quindi al master, all'incisione della pizza. Quelli partono dal momento in cui è stato realizzato il master. E quindi se io rimasterizzo, ripartono i diritti. Ovviamente se uno ha un'opera che figlia dell'altro master, su quella scadono. Però intanto sul mercato noi continuiamo ad avere rimasterizzazione e rimasterizzazione, quindi i diritti sono sempre rinnovati. Ok. Ah, ok. Ah, ecco, questa è una cosa che non è per i film, intendi? Sai che non lo sapevo. Ho imparato una cosa nuova. 18 mesi, ah, ho capito, sì, adesso ho capito la norma. Ok, già, non mi ero mai preoccupato del fatto che, già, 18 mesi dalla produzione, dalla messa in commercio sarà addirittura, no, boh, vabbè, dalla pubblicazione. Ma sì, ma poi non c'entra niente perché tanto, vabbè, 18, ovvio. No. No, ti fermo subito perché non puoi masterizzare. Quello ce l'abbiamo, ce l'ho dopo in scaletta, arrivo. Però attenzione, scusate, no, mi viene il dubbio, quando parlo di masterizzazione non intendo in termini volgari del fare una copia col masterizzatore. Masterizzatore nel senso di fare il master, cioè andare in sala di incisione e produrre la prima copia che serve per poi produrre le altre copie. Ok? Quello si intende per masterizzazione. Quindi, che è il lavoro che fa il produttore fonografico. Il produttore fonografico fa quella roba lì. Se voi andate con le tracce separate della vostra, avete la band, siete in 5 elementi, registrate, le registrazioni crude, quindi senza effetti, senza niente, non mixate, ve le danno su dei supporti digitali particolari che hanno una risoluzione altissima. Voi andate con quella roba lì, le date in mano a un, cioè, registrate a Torino e andate a fare il master a New York. Ok, ogni tanto trovate dischi di italiani prodotti a. Non vuol dire che questo qua è andato là 10 mesi a registrare, probabilmente è registrato nel suo studio di casa sua e poi è andato da un figo del settore, del rock, che sta a Los Angeles, il quale in 10 minuti ha toccato 4 bottoni, gli ha tirato fuori il disco e dice, caspita, ma a casa mia non suonava così. Certo, e questa gente qua si va a pagare magari per una masterizzazione 100.000 euro, non so, robe. Solo per il lavoro, solo per quelle giornate di lavoro, e in più ha i diritti perché lui è il produttore fonografico. Se lui è produttore, se no, se viene semplicemente incaricato come tecnico,
non ha i diritti, il produttore, cioè diciamo, l'etichetta risulterà di un altro tizio che gli ha commissionato il lavoro, però lo pagate fior di soldi. Perché effettivamente io suono, quindi sono uno vecchia maniera, nel senso che sono di quelli che, secondo me, è un brano, se mi piace anche chitarra e voce senza troppi fronzoli. Eppure, quando io faccio lezione a questi ragazzi qua che fanno scuola per tecnico del suono, mi fanno capire che in realtà invece la nuova frontiera è quella, cioè un brano che magari non si fila nessuno, ma dato in mano a chi lo fa suonare bene, cambia e ve lo trovate in classifica da qualche parte. Ok, questa è la nuova frontiera della discografia. Comunque, questo, ecco, era per farvi ragionare su quanto pesano i diritti connessi nel mercato, quindi non fossilizziamoci. Cioè, avete già visto che questo schema, rispetto alle vostre aspettative, allora, zoom, cos'era? Ctrl Y. Rispetto alle vostre aspettative è già troppo grosso, nel senso che nella maggior parte dei casi l'autore si preoccupa, così, la prima preoccupazione sono i diritti morali, poi io gli spiego che in realtà il grosso è qua, e poi gli spiego che buona parte del mercato in realtà si sposta ancora di qua, cioè sui diritti connessi. Ok? Quindi se voi siete un autore di brani musicali, il massimo che vi possa capitare è che quel brano ve lo canti qualcuno, tipo Ramazzotti o la Pausini, ok? Non è tanto che voi sfondiate come cantanti, perché se quel brano lì ve lo canta Ramazzotti, probabilmente avete soldi sufficienti per fare i cantanti solo così, per vostro piacere. Ok, io conosco uno, Gatto Pancieri, conosco non personalmente, però so il caso, il quale come cantante, quanti di voi hanno un disco di Gatto Pancieri? Sì? Ah, ok, no, ho fatto così. No, ma massimo rispetto, perché comunque io l'ho visto suonare, è venuto a Lodi per un'iniziativa, vedi che è un artista di un certo livello perché è un professionista, però nessuno lo sa, ma lui è autore di Vivo per lei, il brano cantato da Bocelli. Ok? Firmato, se voi andate a cercare negli archivi in realtà è firmato con uno pseudonimo, ma è lui. Vi assicuro che quello gli basta per andare in giro con la Porsche o comunque per fare una vita decente, solo quel brano lì. Perché glielo canta Bocelli, ok? E ci ha fatto i dischi Bocelli. E se voi andate in America non sanno chi è Ligabue, ma sanno chi è Bocelli. Ok, parliamo di un mercato di 300 milioni di persone. Quindi capite quanto pesa, quali sono i rapporti di forza? Bocelli avrà solo i diritti connessi su quella roba lì. I diritti d'autore vanno a Gatto Pancieri sotto false vesti, tra l'altro. Eppure ciò è sufficiente per farli vivere bene tutti e due. Oppure idem l'esempio della Callas, no? Anche lì, se voi avete a casa un vecchio disco di vostro zio, della nonna, della Callas, un originale, un 33 giri originale degli anni 50-60, di quello sono scaduti anche i diritti connessi. Tutti, anche quelli del produttore discografico. Perché fino a pochi mesi fa erano 50 anni dall'incisione. Quindi 50 anni dall'incisione, i diritti della Callas scaduti, perché i dischi della Callas sono tutti tra il 55 e il 60 e qualcosa. Quindi sono scaduti. Diritti di produzione discografica anche. Diritti d'autore non ce n'erano perché cantava la Traviata e la Turandot e quindi erano già scaduti all'epoca, e quindi quella roba lì è effettivamente di pubblico dominio. Tant'è che le trovate le incisioni su quegli archivi tipo Liber Liber, ma sono la trasposizione in digitale del padellone. Perché non potete andare all'autogrill comprare quelli della Callas a 5 euro e dire, vabbè, tanto è pubblico dominio. No, perché quelli sono stati rimasterizzati e quindi c'è il diritto del produttore fonografico. Ok? Tuttora escono dischi della Callas, che è morta 50 anni fa. Tuttora continuano a rimasterizzare, aggiungere cose, oppure prendono la voce e ci risuonano sotto. Quindi non c'è solo un diritto del discografico, c'è anche il diritto dell'orchestra nuova, di tutti gli elementi che suonano sotto quel brano lì. Ok? Questo è il meccanismo. Adesso avete chiaro? Sì. È tutta la parte dopo. Ce l'ho, ce l'ho. Allora, cos'era? No. Schermo intero. Ecco, beh, questo in realtà l'abbiamo già detto, quindi quando un'opera diventa di pubblico dominio, risposta, quando scadono tutti i diritti. Ci sono in realtà dei casi in cui l'opera è già di pubblico dominio. Articolo 5 della legge sul diritto d'autore dice che i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni sono di pubblico dominio. Quindi una sentenza di Cassazione non ha un diritto d'autore.
la potete riprodurre, fare un libro commentato, tutto quello che volete, perché in quel momento il giudice non è giudice persona fisica, ma è il nome del popolo italiano. È la giustizia italiana in quel momento, quindi è pubblico dominio. La delibera comunale che dice che l'area urbana va, non so, il piano regolatore deve essere rinnovata, quella è una delibera che qualsiasi giornale può riprodurre senza dover chiedere il diritto d'autore al comune, ok? Perché è un atto ufficiale di una pubblica amministrazione. Le leggi, le delibere, le sentenze, tutte queste cose qua. I testi degli atti ufficiali, questo dice la legge. Il fatto che dica i testi non è da poco, perché dice. Ah, il testo, quindi non è che posso prendere il sito del ministero e riprodurlo, no? Perché il sito del ministero ha dentro della roba che non sono solo testi, sono immagini, c'è grafica, c'è database, ok? Però tendenzialmente, appunto, a parte questi casi, se l'opera non l'abbiamo scritta noi, di qualcuno di diritti sono, quindi la buona prassi è quella di chiedere autorizzazione per qualsiasi tipo di uso. Poi nella prassi comune c'è la credenza che tanto è su internet, vuol dire che si può usare, no? Più o meno, cioè questa è una sorta di pubblico dominio generale, perché tanto è su internet. No, non è così. Se la roba non l'abbiamo scritta noi e non c'è scritto espressamente che è di pubblico dominio, ci sono dei modi per segnalare che una cosa è pubblico dominio, dopo ve lo faccio vedere con Creative Commons. Se non è scritto espressamente, dobbiamo considerare l'opera con diritti d'autore, come se fosse con diritti d'autore, a meno che siamo sicuri che sono scaduti tutti i diritti. Il problema è che non è sempre facile saperlo. C'è un sito che si chiama out of copyright, fuori dal copyright, che sostanzialmente funziona come una specie di database, scusate, di motore di ricerca, che impostando alcuni parametri vi aiuta a capire se un'opera di pubblico dominio, perché un conto è un libro, cioè Freud, D'Annunzio è morto nel 38, fa il conto ai 70 anni, nel 2008, 2009 sono scaduti i diritti. Ok? Punto. Non è che ci sia tanto da inventarsi. Quindi sappiamo che possiamo ripubblicare il libro di D'Annunzio liberamente. Non è che prendiamo il libro della Mondadori uscito l'anno scorso, lo fotocopiamo, lo scannerizziamo e lo riproduciamo. No, perché nella Mondadori c'è il discorso dell'impaginazione, ci sono le note, c'è la prefazione, c'è tutte queste cose. No, prendiamo il testo crudo, andiamo su Wikisource o su Liberliber e lo ripubblichiamo. Ok? Quello lo si può fare. Ma siamo sempre sicuri che siano scaduti tutti i diritti? Nel caso del libro, sì, sai che il libro è scritto da quell'autore, conti l'anno in cui è morto e stop. Ma nel caso di un film, opera cinematografica dove gli autori sono quattro: regista, autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore delle musiche originali, devo sapere innanzitutto che tutti e quattro siano crepati da più di 70 anni. E non si sa sempre, perché sai di preciso chi è il regista. Cioè vai su Wikipedia, sai che è il regista, sai che Kubrick è morto, ma boh, sai che quello che ha fatto le musiche è morto? Non c'è sempre. E poi ci sono tutti i diritti connessi, degli interpreti, di tutti gli attori, di tutti chi ha fatto il montaggio, chi ha lavorato sul film. Quindi non è facile. E poi bisogna sapere anche la legislazione applicabile, quindi il film è stato prodotto in Thailandia, boh, che ne sai, magari c'è una legge particolare che è estranea al nostro principio. Non è così, cioè era per segnalarvi che sapere che un'opera è pubblico dominio non è così facile. È facile con l'opera letteraria, quello sì, tant'è che c'è Wikipedia, Wikisource, Liberliber, pieno di archivi di opere, di ebook, di opere, di grandi classici della letteratura che sono di pubblico dominio, e lì state tranquilli. Allora, questo è uno schema, poi lo potete trovare anche sul sito che dopo vi segnalo, che vi fa ragionare un po' sulle fasi del diritto d'autore. E chiarisce un po' quello che abbiamo detto finora, cioè innanzitutto fase 0, vabbè, fase 0, ok, è concepimento dell'idea creativa, vuol dire che l'opera non è stata ancora estrinsecata sotto forma di opera dell'ingegno e quindi è solo un'idea e non c'è tutela. Quindi quando vi sentite dire, ma quella roba lì ce l'ho avuta prima io l'idea, no, devi dirmi se l'hai effettivamente prodotta come opera dell'ingegno, diciamo estrinsecata come opera dell'ingegno. Sull'idea non c'è una tutela per fortuna, perché sennò tutti saremmo autori di tutto, no? Ah, vabbè, ma ci avevo pensato anch'io, no. Il diritto d'autore scatta con la fase 1, che poi ho diviso in fase 1A e fase 1B, cioè con l'estrinsecazione dell'idea creativa. Quindi automaticamente acquisisco i diritti d'autore. La fase 1B, che è contemporanea o leggermente successiva, è l'acquisizione di una prova con data certa. Ok, quindi creo l'opera, in realtà i diritti si sono già costituiti pienamente. Se voglio essere tranquillo, infatti l'ho chiamata
precauzione a scopo probatorio, mi creo una prova con data certa. La fase 2 è quella della gestione dei diritti, cioè quando l'opera viene dal tuo cassetto, che adesso è il nostro PC, il nostro hard disk, si decide di farla diffonderla, di renderla fruibile al pubblico. Allora lì si pone il problema della gestione dei diritti, cioè io sono titolare di tutto quel pacchettone lì e voglio contrattare con qualcuno che mi permetta di arrivare ad un grosso pubblico. In realtà adesso internet permette di non fare questa contrattazione perché ci sono dei canali che permettono a me, autore, di rivolgermi in realtà ad un pubblico ampio, potenzialmente globale, che è internet, un blog, un repository da qualche parte, metto lì l'opera, ho fatto tutto io sono autore, produttore, distributore della mia opera. Ma nel modello classico, tendenzialmente l'autore si rivolgeva ad un soggetto che gli permettesse di andare sul mercato, cioè un soggetto anche abilitato dal punto di vista proprio legale, commerciale. Per fare l'editore dovete avere una partita IVA, versare l'IVA al 4%, avere contatti con i fornitori, con i distributori, cosa che un soggetto, persona fisica privata, difficilmente riesce a fare. E quindi è la fase in cui si pensa alla pubblicazione e distribuzione dell'opera e alla gestione dei diritti d'autore. E dall'altro lato, ovviamente, cioè nel momento in cui l'opera va sul mercato, c'è gente che la fruisce. Quindi c'è gente che, come diceva lei prima, ma posso fare, cominciano a sorgere questi dubbi, posso fare copie, posso darlo a mio cugino, posso, ho una, finché è la copia privata è un problema che rimane nelle mura domestiche, ma domanda, io se oggi avessi distribuito dispense, avessi fatto 30 copie di dispense prese da articoli del Sole 24 Ore, avrei potuto farlo? Boh. È un uso all'interno di una cerchia privata o siete già un pubblico? Ok, quindi è questa la fase in cui cominciano a sorgere i dubbi sul controllo del rispetto dei diritti di tutela, dei diritti sull'opera. È sempre la fase, è sempre in questa fase in cui si parla di licenze. Dopo lo vediamo nella parte sulla licenza Creative Commons, però quando io sento dire che le licenze sono una forma di tutela, mi parte la pelle d'oca, i brividi che mi... Perché secondo voi dire che licenze... Una licenza è una forma di tutela è profondamente sbagliato. A parte per un discorso anche banalmente etimologico. Senza essere dei latinisti, licenza deriva da autorizzare, permettere, licere, no? Quindi già pensare che sia una forma di tutela non funziona bene, perché è un atto autorizzativo, non mi sto tutelando, ti sto autorizzando. Quindi pensare che applicare una licenza, soprattutto una licenza Creative Commons, di quelle libere, quindi open, sia una forma di tutela è aver preso un granchione di quelli belli grossi. E poi, proprio per questo discorso qua di fasi, cioè l'acquisizione dei diritti e la tutela è nella fase 1, la gestione è successiva, cioè io prima acquisisco i diritti, poi applico la licenza. Quindi non è la licenza che fa nascere la tutela, non è la licenza lo strumento di tutela. La licenza è uno strumento che io applico all'opera per diffondere l'opera, per regolamentarne l'uso. Vi faccio vedere un esempio. Questo è il mio computer adesso con un sistema operativo Linux, ma nato, cioè nativamente con un sistema Windows, come tutti i computer che trovate negli store. Cosa trovate qua? Un bel bollino con un codice e una matricola. Questo è una licenza. Cioè questo è relativo alla licenza che lui aveva installato dentro. Cioè collega questo pezzo di plastica, di carta, al software che c'era installato dentro. Ok? Motivo per cui, a parte che li fanno ormai difficilmente staccabili, una volta si riusciva, però staccarli era già di per sé violazione del diritto d'autore. Perché? Perché quel sistema operativo nasce solo per questo pezzo di plastica qua. È un po' abominevole nel mio punto di vista, però è così, questo è il meccanismo, no? Non solo, se siamo nel mondo Macintosh, Apple è ancora più stretto il legame, cioè difficilmente riuscite a installare qualcos'altro, cioè un sistema Apple su un'altra macchina, se non siete particolarmente abili. Questa è la licenza che regolamenta l'uso di Windows, ma non è lei che fa nascere il diritto a Microsoft, ok? Cioè Microsoft ha il diritto e nel momento in cui va sul mercato decide di regolamentare i suoi diritti applicando questo modello di licenza. Quindi, sgombrando una volta per tutte questa leggenda metropolitana, le licenze non sono la forma di tutela del diritto d'autore, sono la forma di gestione del diritto d'autore. Siamo nella fase 2, nella fase in cui l'opera
creata e di cui, i cui diritti sono stati acquisiti regolarmente, viene distribuita al pubblico e quindi si decide di applicare una licenza. È una forma di una sorta di contratto che viene fatto tra i gestori dei diritti e gli utenti finali dell'opera. È più tutela, esatto. Quando parliamo, sì, in questi casi di licenze Windows non molto, perché in realtà avete una marea di, voi accettate quella licenza, avete una marea di vincoli, non potete fare qui, non potete fare là. Nel caso di licenza Creative Commons, sì, in realtà la licenza Creative Commons bilancia o controbilancia la situazione da parte, nei confronti dell'utente, il quale acquisisce l'opera e ha una serie di libertà. L'esempio delle licenze, non guardatemi così quando parlo di licenze, i termini d'uso di Facebook, i termini d'uso di YouTube che voi avete accettato, quelle sono, cioè all'interno c'è una parte di licenza, cioè sono termini d'uso che regolamentano il servizio. Ma perché? Perché qualcuno, Facebook l'ha creato e quindi c'è qualcuno che ha dei diritti sulla piattaforma e vi consente di utilizzarla gratuitamente a condizione che voi accettiate questi diritti d'uso. Idem licenze Creative Commons, dopo lo vedremo meglio, voi acquisite queste opere gratuitamente e liberamente. Perché? Perché qualcuno vi chiede in cambio qualcosa, cioè l'attribuzione, l'uso non commerciale, sono quattro le clausole della licenza Creative Commons, quindi vi chiede molto poco. Cioè è tutto lì diciamo l'equilibrio. Cioè le licenze Creative Commons chiedono in cambio all'utente molto poco e gli dà molte libertà. Le licenze sul modello proprietario, l'esempio classico è questo, dove addirittura la licenza viene addirittura incorporata in un pezzo di metallo o di plastica, sono licenze che restringono molto rispetto a quello che già il diritto d'autore fa, ma non sono la fonte della tutela, ok? Quindi scombriamo questo dubbio, scusa, vi devo aggiungere. Certo, sì. La licenza, soprattutto tutte le licenze, in quanto licenze sono autorizzazioni, quindi il titolare dei diritti mi sta dicendo che io posso utilizzare quella copia di Microsoft Windows, posso utilizzare questo libro, i miei libri sono sotto licenza Creative Commons, quindi voi potete prenderlo, portarlo farne di questo, ad esempio, che è una licenza non commerciale, farne anche copie in biblioteca e venderle a 2 euro, 3 euro, se qualcuno ve li dà. Perché io lo consento nella licenza, è scritto qua. Quindi, effettivamente, come diceva lei, è più una tutela nei confronti dell'utente. Quindi tutti i musicisti, i blogger che mi dicono «Ah, ho applicato una licenza Creative Commons, così mi sono tutelato». Gli dico «Guarda, mi spiace, ma hai proprio capito niente». Però c'è questa cosa. Vabbè. In più alla fine c'è la fase 3, cioè quando passato tutto questo bel gioco arriva un momento in cui i diritti d'autore scadono e diventa l'opera patrimonio dell'umanità, ok? E sono 70 anni dalla morte dell'autore, almeno per quanto riguarda la legislazione italiana e europea, e poi vedo che si sta spingendo il più possibile per allungarla ancora. Allora, brevemente, perché dobbiamo andare in pausa, sennò diventa pesante. Allora, brevemente, cosa sono i DRM? Allora, la licenza d'uso, che era la parte finale della prima parte, l'ho già detto, è questa roba qui, poi lo vediamo meglio con le Creative Commons. I DRM, brevemente, è già riassunto in questa frase, cioè, ovvero, DRM sapete tutti cosa vuol dire? Digital Rights Management. Che poi c'è abbastanza dubbi sulla traduzione, perché tutti traducono Digital Rights Management come gestione dei diritti digitali. Io in realtà sono uno di quelli che sposa quella minoritaria, cioè che sia gestione digitale dei diritti. Ha più senso, perché non sono i diritti a essere digitali, i diritti sono quelli che abbiamo visto prima. È la gestione che è digitale, perché? Perché viene fatta attraverso strumenti tecnologici. Cioè, questa roba qua. Il fatto che, no, non questa roba qua, forse è più il caso Apple, per cui la macchina riconosce effettivamente il sistema operativo che ha installato, per cui è difficile farla funzionare con altri sistemi operativi e viceversa, cioè il sistema operativo riconosce la macchina su cui è installato, quindi se voi Windows potete tirarlo fuori da qua e installarlo probabilmente su un altro portatile, vi dirà che la licenza non è riconosciuta, che non è legale, però funziona. Apple fa una cosa in più, cioè vi mette una barriera per cui non si può tecnicamente, a meno che siate degli informatici, riusciate a metterci le mani dentro. Qualcuno lo fa, ok? Questo cos'è? Non è diritto, è tecnologia. O comunque è l'implementazione tecnologica del diritto. Questo è il DRM, cioè tutti quei casi in cui
il titolare di diritti non contento delle limitazioni previste dalla legge, non contento di applicare una licenza estremamente proprietaria, estremamente chiusa, non si fida dell'utente, dice tanto fanno i furbi, allora io li frego e gli metto una barriera tecnologica, cioè inserisco un sistema tecnologico che solitamente è un software oppure un hardware software insieme, come nel caso Apple. Per cui ti incanalo io nei comportamenti che tu potrai fare su questa opera, perché? Perché hai già dei limiti che sono tecnici. Quindi a meno che tu sia uno smanettone e abbia la facoltà, le capacità per entrare e manomettere questi sistemi tecnologici, tu potrai fare alcuni usi e altri no, perché ci sarà una barriera tecnica che te lo impedisce. E questo è consentito dalla legge sul diritto d'autore, con alcune limitazioni, però è consentito. Alcuni all'epoca, negli anni 90, primi DRM sui CD, mi ricordo, davano problemi, lo potevi ascoltare in macchina, ma se lo mettevi sul lettore CD del vostro computer, non lo leggeva proprio, non solo non vi faceva fare la copia. Poi si sono raffinati col tempo e hanno capito che insomma la fruizione la potevi consentire. Ci sono dei casi di sistemi DRM che in realtà non facevano niente di che se non tracciare gli usi, che è ancora peggio, nel senso che voi fruivate del CD, del brano musicale con massima libertà, con la differenza che però mandavate attraverso il software, cos'era, o iTunes o qualcos'altro, della Sony forse, c'è proprio il caso di studio abbastanza importante. Sostanzialmente il gestore dello store raccoglieva dati sui vostri usi, su quello che voi, la musica che ascoltate, così vi mandavano poi la pubblicità ad hoc, no? E questa cosa qui era DRM, nel senso che voi nel fruire il CD non lo sapevate, ma il vostro sistema operativo aveva installato un softwareino che mandava informazioni. Questa cosa qui è stata poi, diciamo, tamponata. Kindle è un'altra cosa ancora, sì, esatto. Kindle applica un DRM sui suoi ebook che controlla di fatto, cioè allunga il controllo, la mano del detentore dei diritti. Cioè quando voi entrate in libreria, e con questo chiudiamo, quando voi entrate in libreria e comprate un libro cartaceo, che poi voi andate a casa, lo mettiate sotto il tavolo per fare spessore, che lo leggiate, che lo strappiate, che lo usate per scaldare il camino, non è dato a sapere al titolare dei diritti. È diventato vostra proprietà, diventa oggetto. Ok? Il diritto d'autore l'avete pagato, da quel momento si chiama principio dell'esaurimento, i titolari dei diritti hanno una sbarra per cui, boh, fino a lì, la mia mano arriva fino a lì, non basta, non posso controllare più di così. Col mondo digitale non è così facile. Perché? Perché basta fare una cosa del genere per cui il gestore dello store in realtà sa cosa stai facendo sul tuo aggeggino Kindle e quindi non avete di fatto, non è la stessa cosa. Comprare un ebook e comprare un libro non è la stessa cosa, né giuridicamente né ontologicamente. Perché uno è un file e l'altro è un pezzo di carta. Quindi uno è un oggetto, ha anche funzioni di riscaldamento, di spessore. Un file è un file, è un elenco di zero e di uni. E poi c'è questo discorso per cui in realtà casi in cui qualcuno aveva usato lo store di Amazon in modo, diciamo, non rispettoso dei termini d'uso, che si è trovato da un giorno con l'altro disattivato l'account. E con disattivato l'account vuol dire che tutti i libri acquisiti erano spariti. Cioè non è che erano spariti, non li potevi più fruire se non sistemavi la tua posizione, diciamo. Ok? Capite che questa cosa qua è pesante dal punto di vista del diritto d'autore, cambia molto la prospettiva. Per cui la longa manus del titolare dei diritti diventa molto longa. Perché, caspita, non si esaurisce mai il controllo del diritto d'autore da parte del titolare. Va sempre. Per cui, infatti io sono un po' critico su chi applica DRM, però è purtroppo, insomma, l'industria sta subendo delle trasformazioni, l'industria culturale dell'entertainment sta subendo delle trasformazioni mastodontiche. Nell'arco di 10 anni si è vista cambiare le carte in tavola come mai era successo, cioè l'impatto del digitale di internet è stato devastante. Se voi pensate anche solamente a quello che dicevo prima, che il concetto di copyright che è nato nel 1700 si basava sulla copia, copyright, ok? Adesso siamo in un mondo in cui la copia non esiste più. Cioè se io faccio una copia di un file da una cartella all'altra e poi le rinomino, non so più dirvi qual è l'origine, cioè da qual è stato il primo dei due, no? Sono copie identiche, sono elenchi
di bit identici l'uno all'altro. Pensate alla diffusione su BitTorrent, queste cose dove addirittura i file vengono spezzati e io prendo i bit da varie fonti e poi il mio software che li rimette insieme. Quindi non c'è neanche più la copia, neanche come file, non esiste neanche più il file. Quindi questa roba qui, cioè, questo sistema ha reso le copie liquide in questo senso, atomiche. E tutto il sistema di diritto d'autore, che era invece squisitamente e fortemente radicato sul concetto di copia, mi va in crisi, ma è ovvio. E allora cercano di controbilanciare la situazione con questi sistemi, cioè cercando di riportare al materiale, al fisico, quello che in realtà è diventato liquido e volatile, no? Questa roba qua. Il sistema operativo dice, ma cacchio, ma io ci metto sopra Linux, perché ti devo dare 30 euro di licenza Windows? E quelli al medievo ti dicono, guardi, se vuole è così, cioè noi ci abbiamo questi, se no se lo faccia lei. Ok? E tu alla fine, per una vera scocciatura, visto che volevo proprio questo modello qua, te lo pigli così. L'alternativa qual è? Sì, c'è, vai sul sito di Microsoft, c'è tutta una procedura lunghissima, noiosissima e dispendiosa per farsi ridare indietro i soldi che sono appunto là. Quei 30-40 euro che imputabili al costo di pura licenza. Vi assicuro che tra le raccomandate che dovete mandare, i fax, le telefonate, le scocciature, dite, vabbè, pigliati questi 30 euro e poi te lo cancelli. Questo è. Perché? Perché siamo in una situazione sbilanciata per cui loro sono titolari di un monopolio e quindi dettano le regole. Chi è che va a dire ad Amazon di cambiare? Se non Amazon stessa. Cioè, se non quando ci sarà qualcuno che effettivamente, applicando un modello di business diverso, comincerà a mettere in crisi la sua fetta di mercato. Dire, caspita, guarda, sti qua si stanno pigliando una buona fetta, ma finché sei monopolista di fatto, perché così è. Questa gente abbiamo a che fare con, per quanto riguarda i sistemi operativi, con un monopolista che è Microsoft, con una piccola fetta per Apple, ma Apple non fa sistemi operativi, Apple fa tecnologie più complesse, quindi tende a venderti tutta la scatola compresa. Amazon per quanto riguarda Amazon e iTunes per quanto riguarda i contenuti, sono soggetti effettivamente monopolistici, con un problema anche dal punto di vista socio-economico, che spostano la ricchezza in un unico posto del mondo. Cioè, mentre prima la produzione di libri poteva essere, ognuno si faceva i libri con il suo stile, con il suo modo, col suo mercato, in Italia, in Giappone, adesso è tutto, anche chi fa i libri qua in realtà li distribuisce attraverso il canale californiano, no? Cioè, passa tutto di là e quindi si sposta un sacco di ricchezza. Qua la gente perde lavoro, le case editrici chiudono e tutto si sposta di là. Quindi è un'evoluzione da un certo punto di vista e ben venga, perché io sono un grande fan del digitale, di tutto l'impatto del digitale, della rivoluzione digitale, e crea un problema da quel punto di vista per cui si sposta ricchezza in posti molto cioè, ben definiti del mondo e in mano a soggetti che non sappiamo sempre come operano, no? In questi giorni si parlava della Google Tax, adesso non, però è così, di fatto, cioè, se hai la fortuna di nascere in uno di quei paesi in cui su questi temi sei avanti, se no, ciao. Punto. Non è che hai molta scelta, cioè, quando sento parlare delle start-up italiane, sì, però voglio vedere come fai ad arrivare a quei livelli lì con gli strumenti che abbiamo nel nostro paese. Quindi difficilmente riesci ad abbattere un monopolio del genere e non sappiamo a cosa possono portare i monopoli, nel senso che quando a uno dai in mano il potere, voglio vedere, nel senso che chi è che usa Gmail di voi? Tanti, anch'io. Se da domani vi dicessero c'è da pagare 1 euro all'anno, lo fareste? Sì, perché dici, vabbè, 1 euro all'anno. Quanti milioni di utenti ha Google e Gmail? Pensate questa tentazione quanto può essere grossa. Adesso Google non lo fa, però potrebbe dire, ragazzi, da domani. Tanto se leggete i termini d'uso c'è scritto che non è garantito che sarà sempre gratis. Ok? L'account premium di Gmail costa 80 euro all'anno. È fighissimo perché vi dà un sacco di servizi in più, vi dà la garanzia, vi fa il backup. Quindi chi la usa per lavoro, soprattutto chi lo fa da libero professionista che ha una responsabilità professionale sui dati che tratta, l'account premium, 80 euro all'anno sono spesi bene. Ma se lui vi dicesse, dai soldi a Google e lui ti dà un servizio molto più forte. Però se vi dicesse, ma no, per quello base in realtà abbiamo pensato che non ci stiamo più dentro, dall'anno prossimo ci date 1 euro all'anno. Ma cosa sarà 1 euro all'anno? WhatsApp cosa ha fatto? Uguale. Però vabbè, WhatsApp in realtà ne ha tante altre, no? E dice, vabbè, cambio, ne vado. Ma non è così facile, perché cosa succede? Ma tutti i miei amici hanno WhatsApp.
Quindi è un monopolio social, cioè è i cosiddetti effetti di rete, no? Caspita, non è facile uscire da questo standard. Perché nelle pubbliche amministrazioni si dovrebbe usare Open Office, poi di fatto tutti usano ancora? Perché non è facile, perché poi, ah, ma mi sono arrivati i file in doc, ma non me lo apre, ma tutti me lo mandano in doc, ma gli utenti usano doc, usano Word. E non si esce più dal circolo vizioso, per cui la legge dice che in realtà nella pubblica amministrazione dovremmo usare solo software open quando possibile. Di fatto poi, ma sai, è un problema cosiddetto lock-in, no? Cioè, ti trovi dentro in una situazione dove pensi di avere scelta, ma in realtà non ne hai. Cioè, se tu sei uno che lavora nel mondo della comunicazione, difficilmente puoi fare a meno di Twitter e di Facebook adesso. Certo, ci sono altre piattaforme, ma chi è che ti fila? Se sei uno che fa libri, eventi, cose del genere, se hai una discoteca, non puoi non essere su Facebook, perché banalmente guadagni meno, e quello che c'è che è su Facebook ti porta via i clienti, e quindi tu al gioco ci devi stare. E lì stai a delle regole che sono fissate da gente che sta in California, che sta a delle regole che sono diverse da quelle nostre, ad esempio sulla privacy. La normativa sulla privacy europea è molto garantista, è solida. In America no. Non perché loro siano più indietro o più avanti di noi. Questione di cultura giuridica diversa. Però cosa succede? Che di fatto i termini d'uso di Facebook stanno esportando una legislazione in materia di privacy americana in paesi che americani non sono. Se vuoi è così, se no fatevi il vostro Facebook. Poi è così fino a un certo punto perché comunque i termini d'uso di Facebook per l'Europa sono adattati al contesto europeo. Però comunque il modello di privacy viene da là. Cioè se tu vuoi contrattare e dire no, guarda che da noi non funziona così, ti rivolgi ad un soggetto che è americano, che ha il centro decisionale di gente che è americana in America e con cultura giuridica americana. Queste sono riflessioni forse un po' fuori tema, però che vi accendono un po' di lampadine, spero che facciamo.